Amici di Juve Stabia Live, bentornati e bentrovati col nostro talk show, bentornati di giovedì alla nostra puntata numero 23. Come potete vedere è una puntata tra virgolette anomala, siamo in remoto, non siamo alla Masseria delle Grazie, che mi preme subito salutare e ringraziare per la loro consueta disponibilità. Purtroppo, come vedrete anche dalle varie presentazioni, ci siamo tutti, anzi quasi tutti, perché manca proprio tra noi, e vado subito a salutarlo questa sera, il nostro, il mio grande amico, il nostro direttore, il nostro grande amico factotum della nostra trasmissione, ovvero Mario Vollono, che in genere è in regia. Oggi se ci sarà qualche problemino sarà colpa del sottoscritto, perché sono momentaneamente, solo per la giornata, per la serata di oggi, in regia. Salutiamo il nostro Mario Vollono, alle prese con un malanno di stagione, un'influenza che proprio stamattina l'ha costretto a dar forfait, e quindi è tra gli indisponibili della nostra grande squadra di Juve Stabia Live. E quindi bentrovati in una settimana che ci porta da un derby all'altro, da un Monday night all'altro, come abbiamo anche sottolineato nella nostra presentazione della trasmissione che facciamo puntualmente ogni giovedì mattina, per aggiornarvi un po' su quello che sarà nel corso dei 90 minuti, a volte anche con un po' di recupero, anche abbondante, della nostra diretta per la sesta stagione Juve Stabia Live Talk Show. Siamo in questa modalità qua, l'avete vista parecchie volte, soprattutto in un periodo non proprio eccezionale per, a causa del Covid, però ora ci torniamo ogni tanto per delle esigenze come quella di oggi. E quindi ben trovati dal sottoscritto, ma come di consueto vado subito a salutare e ringraziare per la sua presenza la nostra Daniela Saraco. Buonasera Daniela. Buonasera Mario e buonasera a tutti i nostri web spettatori. Ovviamente il mio più caloroso abbraccio al nostro direttore, che mi mancherà ovviamente non presentare nel corso della nostra puntata. Una puntata ricca come sempre di passione ma anche di rumore. E allora passiamo subito a presentare i nostri ospiti. Antonio Gargiulo, tifoso delle Vespe e fotografo storico della Juve Stabia Calcio dal 2003 al 2021. Buonasera a tutti, buonasera Daniela, buonasera a tutti i telespettatori. Mariano Russo, amministratore della pagina Stabiesi al 100%. Buonasera, buonasera a tutti i web spettatori, buonasera a voi ragazzi di Juve Stabia Live, grazie per l'invito. Giuseppe Girgenti, tifoso della nostra amata Juve Stabia. Un attimo, Mario. Giuseppe, eccoci qua, ripeti da capo perché eri senza microfono. Buonasera a tutti, a voi in studio. Un abbraccio anche a Mario, che non c'è, e un saluto a tutti gli spettatori. Buonasera. Natale Giusti, redattore di Vivicentro.
Buonasera Daniela, una buona serata a tutti i nostri web spettatori che ci seguono anche questa sera. Un grosso abbraccio a Mario Vollono, che sicuramente alla prossima, già lunedì prossimo per il match con la Casertana, sarà qui con noi. Giovanni Donnarumma, la nostra voce del web. Buonasera, buonasera Daniela, buonasera Mario, a tutti i nostri ospiti, stasera graditi ospiti della nostra 23ª puntata di Juve Stabia Live. Un saluto e un abbraccio fortissimo, anche se in maniera virtuale, visto il malanno, credo che sia il miglior augurio da lontano al nostro direttore, che con l'augurio di poter, ecco, ritornare prestissimo, perché abbiamo bisogno di te, carissimo direttore, devi tornare. Un saluto ovviamente a tutti i nostri web spettatori, già tantissimi, già tanti messaggi. Apriamo ufficialmente quella che è la finestra sul web, e come di consueto, prima di ridarti la linea, leggiamo e premiamo il primo web spettatore che ci ha scritto questa sera, vale a dire Giovanni Di Capua. Buonasera a tutti voi, ai vostri ospiti, lunedì tutti al menti per aiutare i nostri ragazzi, sempre forza Juve Stabia, sempre accanto a te Giovanni, con l'amuleto che non deve mai mancare al menti. Per il momento è tutto, Mario, a dopo. Grazie a voi, grazie a voi ospiti, chiaramente tutti noi salutiamo l'amico Mario Vollono. Però a questo punto ci sarebbe il suo editoriale, però facciamo un sunto generale della settimana anche con la nostra Daniela, per inserire un po' di argomenti di cui sicuramente parleremo nel corso della trasmissione numero 23 di questa sesta stagione. A te Daniela. Sì Mario, come ho anticipato prima, questa è sicuramente una trasmissione in cui bisogna parlare di rumore. Le cose che fanno paura creano rumore soprattutto negli altri. C'è sempre il dubbio, il sospetto, c'è un continuo parlare e riparlare. In un mondo dominato dunque dal rumore diventa vitale lo spazio della quiete, senza rumori che appunto impediscano di gustare la bellezza di un momento, di sognare ad occhi aperti o di guardare la classifica dal primo giorno fino ad oggi sempre con la stessa emozione. Per essere una squadra sul serio dovremmo avere la cazzimma pronta all'uso, dovremmo non avere cuore e trasporto ma solo morso e tenacia, dovremmo essere cattivi e cinici sempre e sconfessare la rosa negli spogliatoi da ogni pensiero di divertimento e di onestà calcistica. Dovremmo farci invidiare come quelle belle, bellissime e brave, bravissime squadre che da inizio campionato avevano già firmato per la vittoria sicura. Per essere squadra sul serio dovremmo non pensarci come un gruppo giovanissimo sempre affamato e pieno di domande. Dovremmo praticamente non essere la Juve Stabia. Chi la ama la saprà capire, chi non la ama non deve capire. Detto questo, vi aspettiamo tutti lunedì alle 20:30 allo stadio Romeo Menti per il prossimo match, che vedrà appunto scendere in campo la nostra Juve Stabia contro la Casertana. A te Mario. Beh, come sempre bellissimo il tuo punto della settimana, ti ringraziamo anche per dare qualche nota da scrittrice eccezionale quale sei, anche un po' di poesia in quello che è giusto che sia il connubio con questi colori giallo-blu e con i giocatori e la maglia della Juve Stabia. E allora, come mi è venuto quasi Juve Stabia alla Daniela Sarri in questo caso. E allora andiamo per ordine, volevo subito venire da tutti voi per parlare appunto di questa settimana. Partiamo da quello che è stato, ovvero il derby contro la Torres, un derby molto sentito, un derby che sicuramente riporta un po' indietro negli anni. È vero che la Torres da 3 anni a questa parte è tornata in Serie C dopo tanti anni di assenza dalla Serie C, però è un derby che è stato molto difficile. La classifica poteva dire altro, ma in realtà è stato molto difficile ed è stato portato a casa dalla squadra che ci ha creduto, ci ha provato, ma soprattutto è stata tenace nel resistere. Parto da Antonio Gargiulo. Antonio, prima un tuo commento, anche per te è stato un ritorno anche al Menti, non solo da tifoso, ma anche proprio sul rettangolo verde, dove ci hai fatto vivere tante emozioni giallo-blu. Un ritorno diverso non l'avrei immaginato. A me lo stadio in rettangolo verde, gli spalti
con tutto il rispetto per chi va, non mi ci vedrei. Quindi se dovevo tornare l'avrei fatto sicuramente con la mia macchina fotografica ad immortalare le persone, le gesta dei nostri beniamini. È stata un'emozione fortissima, non ti nasconderò, non ho mai smesso di seguire la mia stabia, la seguivo da casa, credimi, a volte mi sono stropicciato gli occhi perché veder giocare una compagine di Serie C in questo modo, con questa categoria, a volte questo tipo di gioco che esprime ha poco a che fare. Seguo per altre vicissitudini della Serie B e non ti nascondo che spesso, vuoi perché non c'è la tua squadra del cuore, ma ti annoi, perché secondo me il calcio negli anni è diventato un po' più scadente rispetto a quello a cui eravamo abituati negli anni 90. Comunque l'altra sera bisognava vincere, si è vinto, in qualunque modo sia successo va bene uguale. La Juventus ha dimostrato di essere una squadra forte, perché poi è riuscita a resistere oltre il 90esimo, si è aggrappata a quel risultato che aveva agguantato all'inizio della partita. Noi possiamo anche essere solo contenti di questo. Sì, concordo con te assolutamente, Antonio, è giusto quello che ci hai appena detto. Volevo sapere cosa pensava invece il nostro Mariano, un commento anche da parte tua su questo derby, ma anche sull'emozione che si è vissuta all'inizio, per esempio l'ingresso in campo, quella canzone che oramai è stata presa da tante altre tifoserie, anche tifoserie di Serie A, anche tifoserie molto vicine a noi. Anche il Napoli Basket. Napoli Basket e Napoli Calcio anche, tra l'altro. E possiamo sì. dire che è bello proprio questo connubio che si è creato, si è ricreato col pubblico dopo 3 anni, dove lo zoccolo duro c'è sempre stato, però è chiaro, sono stati 3 anni un po' particolari dopo quella retrocessione. Allora, sì, innanzitutto vivere le partite della Juve Stabia, soprattutto quest'anno, danno delle emozioni incredibili. Io ho avuto la fortuna di poterle vivere da 3 punti di vista dei vari settori, dalla tribuna, dalla curva, vi dico che l'esperienza in curva è stata incredibile, e anche dal campo, quando sono andato in campo anche a fare fotografie. Quest'anno, per quanto riguarda il derby con la Turris, è il derby con la D maiuscola per quanto riguarda la Juve Stabia, quindi ogni derby come questo presenta delle insidie e delle problematiche, anche se la classifica magari poteva far pensare ad una partita scontata. Non lo è mai stato per un derby e l'abbiamo visto anche lunedì. La cosa importante è che i nostri ragazzi, perché l'età media sappiamo che della Juve Stabia è abbastanza la più bassa in Serie C della Lega Pro, hanno dimostrato di avere carattere. In questo momento della stagione il carattere fa la differenza. Abbiamo visto una prima parte della stagione con un gran gioco, lo continueremo a vedere sicuramente, ma in questo momento credo che quello che hanno tirato fuori sono gli attributi. E una squadra che vuole vincere e deve vincere anche per Castellammare oggi sta dimostrando di essere anche un gruppo affiatato con un gran condottiero che è mister Pagliuca. A proposito di gruppo affiatato, ma anche di tifo, di pubblico, del Menti che si fa tornare a sentire alla grande, lo sta facendo, io penso, già dallo scorso agosto, perché già in estate si vedeva qualcosa di cambiato, qualcosa di diverso, già con le amichevoli, già con il pubblico presente alla presentazione, c'era una convinzione già diversa. Lo voglio chiedere subito al nostro tifoso, Giuseppe Girgenti, che voglio ricordare anche in diretta, l'abbiamo fatto in privato noi con qualche messaggio tra di noi, che l'ultima volta che è stato in trasmissione a Juve Stabia Live, se non sbaglio eravamo al Tenda, non vorrei sbagliarmi, era proprio nel 2019, giusto Giuseppe? Sì, ricordi bene. Sì, no, niente, hai perfettamente ragione, già in estate con una società che da una programmazione, si dà degli obiettivi, senza aprire una parentesi sul fatto che di quello che è successo in estate, lasciamolo perdere, anche perché mi riallaccio un attimo all'intervista che ha fatto il mister dopo la gara con la Turris.
questi rumors che ci sono sempre stati sia in estate che nell'ultimo periodo, diciamo che li dobbiamo allontanare, sono fantasmi che non ci appartengono. Noi dobbiamo solo sostenere in questo momento, dare l'apporto e il tifo più forte che ci possa essere, fare il nostro dovere. L'abbiamo fatto benissimo lunedì con la Turris, è stata una partita, la Turris è arrivata qui bella tosta, rinforzata, non era la Turris del girone di andata, e questo dà ancora più valore alla grandissima vittoria che abbiamo fatto. Dobbiamo continuare così, deve venire, secondo me deve venire ancora più gente. C'era un bel colpo d'occhio lunedì sera con la Turris, ma io faccio un appello in primis, io li chiamo divanisti, i divanisti, quelli che rimangono sul divano, dal bambino più piccolo al tifoso più anziano. Questo è il momento decisivo, è iniziato il rush finale, lo dobbiamo combattere con tutte le nostre forze, perché non è facile. Non si può più rimanere a come casa. Come diceva Mariano, un campionato adesso arriva nel momento più importante, e quindi tutte le squadre hanno bisogno di punti. Nessuno lascia nulla al caso, quindi c'è tutta, dobbiamo lasciare, non dobbiamo guardare al gioco sicuramente, che non potrà essere come il girone di andata, ma tutta cazzimma e forza di spirito e mentale, secondo me. Questo è... Volevo aggiungere anche, Giuseppe, alle tue parole, sì, il fatto che con la Casertana ci saranno varie iniziative, ricordiamo anche quella con le scuole, dopo ne parleremo anche con Daniela, perché ci saranno varie scuole pure presenti, sì, scuole calcio, quindi si sta muovendo qualcosa, ma addirittura è un dato già quasi certo, diciamo, non abbiamo l'ufficialità, però sembrerebbe che nella prevendita per Latina, dove si giocherà di giovedì alle 18:30 in un giorno feriale, ci siano già 400, ma sono stati 25, quasi 450, sì, 450, ma ho fatto prima. Già allora lo possiamo vedere in diretta, non lo volevo dire, ce l'hai a portata di mano, ce l'hai a portata di mano, ce l'ho alla portata di mano, e vediamolo in diretta a questo punto, non lo sapevo, questo non è stata, lo possiamo verità dire, me l'ha fatto un amico, eccolo qua. Vediamo, questo è bello, perché bello della diretta, non era stata concordata questa cosa, quindi lo vediamo proprio insieme a Giuseppe, che è già inquadrato. Vediamo se... Fuori scaletta. Esatto, fuori scaletta, vediamo se riusciamo a vederlo. Quindi eccolo qui, sei già uno oltre 400 biglietti, non abbiamo l'ufficialità del numero, però diciamo che è appena iniziata, dopo un'ora c'erano 200 biglietti venduti, ma parliamo di oggi pomeriggio, siamo già oltre 400 per un giovedì pomeriggio, tra l'altro tra questi non c'è ancora il dato proprio della curva sud, che probabilmente si aggiungerà a questi biglietti, e quindi penso che ci sarà davvero un colpo d'occhio notevole, tra l'altro il settore è di 1500 posti, quindi vedremo a quanto si potrà arrivare, però penso davvero ci sarà una grande cornice di pubblico. Tanto ogni tanto... Vabbè, ma noi facciamo l'insordine questi biglietti, pensiamo prima alla partita di lunedì. No, è chiaro, una per volta, una per volta, esatto. Chiaramente esatto. Di quella ne parleremo poi nel pungiglione, facciamo... di martedì. Esatto. Sì. Vabbè, Mario, scusami se ti interrompo, una piccola aneddotistica, e anche io manco da Juve Stabia Live dal 2019 alla tenda, quindi ritorno in questa trasmissione dopo il 2019, assolutamente, quindi come Antonio, tu da quando manchi? Non ci crederai. Il 2019 accompagna il mister Caserta alla trasmissione da voi. Ed era gennaio del 2019. Era quella trasmissione dove c'era Caserta, sì, assolutamente. Dove c'era naturalmente stava anche Michele, che lo salutiamo.
Sì, sì, lo salutiamo. Sì. Intanto, ogni tanto vedete che sto cercando di... Ecco, ora ci siamo tutti in questo puzzle. Ora siamo tutti. Questo è un puzzle di Juve Stabia Live, c'è un altro puzzle importante che stiamo cercando di portare avanti tutti insieme, chiaramente. Allora, volevo andare dal nostro Natale Giusti per parlare con lui un po' dei numeri che ci sono, tra l'altro, in questa stagione della Juve Stabia, perché battere la Turris è stato importante, ma c'è un altro clean sheet da mettere in quei numeri famosi che spesso ci elenca. Sì, devo dire Mario che noi stiamo parlando dei numeri statistici della Juve Stabia praticamente in ogni giornata di campionato, abbiamo iniziato dalla prima giornata di campionato e sta portando molto bene questo, stando a quanto hanno fatto le Vespe finora, siamo ormai alla 28esima giornata, a 10 giornate dalla fine e molti numeri sono equiparabili proprio a quella famosa stagione di cui parlavate prima, quella stagione 2018-2019 culminata poi con l'ultima promozione in Serie B della Juve Stabia. I numeri della fase difensiva, se vogliamo, sono anche superiori a quella stagione, perché la Juve Stabia in questo momento, dopo 28 giornate, è ancora la seconda migliore difesa in Italia, dietro l'Inter che ha subito 12 gol in 26 gare. Troviamo Cesena e Juve Stabia con 14 gol subiti in 28 gare, quindi due gare in più giocate rispetto alla massima serie, ed è tutto dire, insomma, ecco, avere questo score difensivo, questi numeri della fase difensiva in questo momento del campionato a 10 giornate dalla fine. Ma il dato che fa più clamore, diciamo, senza ombra di dubbio, è quello dei clean sheet, perché Demba Diam si avvicina praticamente al 70% di percentuale di inviolabilità della propria porta in questo campionato. Infatti, con quello conseguito con la Turris, si tratta del 18esimo clean sheet della Juve Stabia su 28 gare, quindi soltanto in 10 gare di questo campionato la Juve Stabia ha appunto subito un gol. Tra l'altro la Juve Stabia ha la media di 0,50 gol subiti a partita, quindi mezzo gol subito a partita, che è veramente un dato clamoroso, significa che veramente i meccanismi di questa squadra sono di grandissimo livello per quanto riguarda la fase difensiva. Poi altri numeri possono riguardare, tra l'altro numeri che pongono la Juve Stabia anche al quarto posto nelle serie professionistiche in Europa, sempre in quanto a gol subiti. Altri numeri importanti sono quelli che riguardano soprattutto le gare interne delle Vespe, perché in 14 gare interne, 14 gare casalinghe, la Juve Stabia è l'unica squadra in tutta Italia nei campionati professionistici ad aver subito solo due gare, due gol in casa, tra l'altro due gol purtroppo rocamboleschi, che sono costati molto alla Juve Stabia, ricorderete tutti, dal 2-0 al 2-2 nella gara con il Monterosi-Lucci. Però tranne quella partita, la Juve Stabia praticamente si può dire che nelle restanti 13 partite interne non ha mai subito gol, quindi una Juve Stabia che veramente in quanto il dato di Natale sale ampiamente sopra il 90% per i clean sheet, molto sopra del 90%. Infatti andiamo a considerare soprattutto le gare interne, e tra l'altro ci sono dei numeri che depongono bene anche su quella che è la forma, la condizione di questa squadra, perché nelle ultime 10 giornate di campionato la Juve Stabia, se non erro assieme al Taranto, sarebbe la squadra che ha fatto più punti, due punti in meno solo rispetto al Benevento, che in questo momento è a meno 7 dalla Juve Stabia, al secondo posto della classifica generale del girone C di Serie C. Nelle ultime 15 gare la Juve Stabia addirittura è la squadra che ha fatto più punti, quindi questo fa capire come si può parlare finché vogliamo del gioco espresso nella partita con la Turris, ma a questo punto io direi che il gioco non è una condizione sine qua non per arrivare alla vittoria finale del campionato. Bisogna soltanto fare più punti possibile a partire dal prossimo derby con la Casettana e far sì che in queste 10 partite finali la Juve Stabia abbia almeno qualche punto in più rispetto alle dirette antagoniste in questo campionato, che si preannuncia vincente e che speriamo non sia sporcato da qualche errore arbitrale che più di uno sta capitando un po' su tutti i campi del girone C di Serie C.
Tanto ieri, proprio a proposito di situazioni arbitrali, c'è stato le due semifinali della Coppa Italia, Padova e Catania sono qualificate alla finale, e questo cambia un po' di scenari anche nel girone, perché il Catania a questo punto è già qualificato agli ottavi di finale dei play-off, fatta eccezione per un solo caso, che lo stesso Catania finisca nei play-out. In quel caso non farebbe play-off, ma farebbe play-out. Ma è molto complicato, poi lo vedremo dopo, anche quando leggeremo la classifica di questa situazione. Perché può interessare anche la Juve Stabia? Perché all'ultima giornata c'è Catania-Benevento e praticamente fra due giornate c'è Avellino-Catania. Quindi comunque un Catania che deve giocare ancora delle partite contro compagini che giocano per vincere il campionato, chiaramente cercano di tenere testa alla Juve Stabia. Allora andiamo da Giovanni a questo punto, perché oltre al tuo commento su questo derby contro la Turris, andiamo a leggere anche i tantissimi messaggi che stanno arrivando. Leggiamoli, non dico tutti, ma un bel po', in modo che da qualcuno prendiamo spunto anche per qualche altra riflessione con il nostro partner. Sì, grazie Mario, andremo a leggere ovviamente tutti gli altri messaggi che sono arrivati, quantomeno la gran parte, come dicevi tu, per pulire un po' la bacheca dei tantissimi messaggi che sono arrivati. Beh, il punto sulla Turris avete detto qua praticamente tutto, nel senso che la Juve Stabia ha sicuramente approcciato bene la gara, andando addirittura in gol dopo 61 secondi, a far capire da subito quella che poteva essere la gara di lunedì sera. Poi sono sopraggiunte delle situazioni in cui non sei da solo in campo, c'è anche l'avversario che ha avuto un po' la meglio nel secondo tempo, specialmente a centrocampo, però poi la Juve Stabia con tanto sacrificio e tanta unione di gruppo, tanto caro mister Pagliu, che è uscito fuori da questa situazione portando a casa tre punti di platino che dicono tantissimo a questo campionato, hanno dato un'ulteriore spallata un po' a tante critiche che piovono su questa squadra, che la vuole fortunata tra virgolette dall'inizio del campionato. Abbastanza difficile che una squadra abbia tanta fortuna dall'inizio a 10 gare dal ritorno dalla fine del campionato, tant'è che comunque la Juve Stabia in questo corso del campionato ha fatto vedere sicuramente delle belle cose. Credo che anche la gara, la vittoria contro la Turris, abbia testimoniato ancora una volta quella che è la forza di questa squadra, che non è solo tecnica tattica, ma anche di un gruppo sano e che sa cosa vuole da qui alla fine. Certo, altre 10 gare, altri 30 punti, tutto può ancora accadere, però se la Juve Stabia ha questa tenacia, ha questa forza, scende in campo con questo approccio, veramente ci sta ben ancora da sperare tantissimo. Mario, prima ancora dei messaggi, io volevo farvi vedere una chicca che ecco è questa, spero che ecco si veda bene, perché questa è una vera opera d'arte. Ecco qua, non lo sposto più di tanto, è un'opera d'arte, diciamo, proprio importante, perché totalmente fatto a mano, è un libro praticamente con tanti fogli da sfogliare, però che una volta chiuso, ecco, ti danno, in questo caso è stata fatta ad hoc per la Juve Stabia, quindi con i colori ufficiali, lo stem, i colori della copertina, ed è un'opera di un artista locale che, ecco... Diciamo anche il nome, Giovanni? Sì, questa praticamente è la di Giuseppe Bonelli, la Bonnis Book Art, praticamente che realizza su dei libri qualsiasi immagine, ecco, uno voglia essere impresso, ecco, sui fogli. Sono proprio i fogli di carta proprio di un libro piegati in maniera artistica precisissima, che poi alla fine ti danno quella che è l'immagine voluta al centro dei fogli. È un'opera d'arte bellissima che io stasera avremmo voluto farla vedere per bene, ecco, la faremo vedere chiaramente, esatto, sicuramente è meglio in altre occasioni, però poi vi daremo anche, per chi mi scrive o comunque ha bisogno di avere più notizie, possiamo dare anche notizie dell'artista. Detto questo, andiamo anche sui messaggi. Eravamo lasciati a Giovanni Di Capo, che poi ci ha riscritto dicendo, ecco, un saluto al nostro carissimo Mario Vollo, anche lui quindi si unisce al saluto al nostro direttore. Per Giuseppe Nastro: ragazzi, ci vuole più pubblicità, lunedì lo stadio deve ritornare a tremare, ma tremare sul serio, speriamo bene, doppio cuore giallo blu anche per lui. Poi c'è Antonio Vollo, il papà del nostro direttore: buona serata a tutti e forza Juve Stabia, con il sacrificio, il gioco alla Gazzimma, dobbiamo ricambiare la sconfitta con la Casertana dell'andata. Questo è un tema che potremo suggerito da Antonio, perché potrebbe essere anche un incentivo in più per lunedì. Poi ancora Giovanni Pozza: buonasera a tutti voi
da Krefeld Gialloblu che ci scrive dalla Germania. Un saluto a tutto il nostro gruppo Sosteniamo l'Inps. Questo è un gruppo che sosterrò anche io, spero. Bellissimo a breve. Questo gruppo, sì, l'abbiamo già qualche altra volta abbiamo avuto qualche amico, sì, in diretta con noi. Sì, salutiamo, sì, anche Salvatore Dursi, sempre da Krefeld, Giovanni, da Krefeld. Anche Salvatore Dursi anche da Salvatore, assolutamente sì, che ci seguono da sempre e da lontanissimo, sono sempre presenti con le nostre produzioni. Poi ancora Fabio Iaccarino, buonasera a tutti, un saluto al grande competente Girgenti, saluti anche per il nostro Giuseppe. Poi Dario De Martino, sempre e comunque forza Stabia. Ancora Massimo Davice, buonasera ragazzi, siete il top, un abbraccio al direttore, grazie a te Massimo per il seguito. Poi un saluto al grandissimo Giampiero Cucciniello, buonasera ragazzi, doppio cuore anche per lui, un abbraccio a te Giampiero e grazie per seguirci. Guglielmo Marciano, andiamo a vincere, imperativo Guglielmo. Giuseppe Vozza, dal gruppo ci chiediamo, avete visto Peppe Ossobiese? Contattate Fabio Iaccarino. Leggo questi messaggi probabilmente per messaggi tra di loro, io faccio solo da tramite. A Teresa Gaetano, che lo salutiamo, dice buonasera a tutti, purtroppo l'influenza ha colpito anche me, mi dispiace, rimetti di presto, carissimo Gaetano, Mister Mascot è sempre in forma, buonasera e forza di quest'abbia, Mister Mascot. Buonasera a te Gaetano e al bellissimo Mister Mascot. Poi Antonino Cristina Sante, che abbiamo scoperto che è parente di Fabio Assante, il fratello, benissimo, salutiamo, buonasera a tutti, ci scrive ancora, saluta anche te Daniela, dice ciao Dani, ciao Danino. Poi c'è il nostro Antonio Iezza, nostra vedetta sul nostro nostro catino Menti. Anche dalla foto sembra quasi in diretta. Sta quasi con il binocolo in mano a guardare gli allenamenti di Mister Pagliuca. Buonasera giornalisti stabiesi, dico stabiesi quando manca alla salvezza. È una 22-23 sì, punti? Una ventina sicuro. Una ventina. Per essere sicurissimi dovrebbero essere 24, va, perché lì sarebbe così, matematico. Ci salviamo anche nel girone di ritorno, diciamo così. Ancora Sergio Romano, amico Sergio, che saluto, è arrivato il momento clou del campionato, questi ragazzi possono scrivere la storia più di come hanno fatto il Leicester di Ranieri, riempiamo il Menti per battere anche la Casertana, i ragazzi meritano un sostegno incondizionato, questo è un messaggio importante da parte di Giovanni, Sergio. Non è un parallelismo assurdo quello che dice proprio Sergio Romano, perché se ricordate quel Leicester poteva costare un decimo, forse anche di meno rispetto al City, all'Arsenal, al Liverpool di quell'anno, al Chelsea di quell'anno. Quindi, e quest'anno sappiamo che c'è il Benevento, il Catania, l'Avellino, che hanno speso 10 volte tanto rispetto alla Juve Stabia, chi 7, chi 8, chi 10 volte tanto, quindi non è un parallelismo impossibile. Perché loro erano sognatori, no? Lo ricordiamo questo, io ogni tanto mi dimentico che devo fare anche la regia, quindi loro erano sognatori e quindi anche i nostri ragazzi sono dei sognatori. Giovanni, ancora a te per un po' di messaggi e poi abbiamo pronta Daniela con il suo primo assist di serata. Sì, ancora Mario Carnazza ci scrive da YouTube, buonasera a tutti i tifosi e giornalisti della vostra trasmissione, Catania ha vinto contro il Rimini, te lo confermiamo. Ce lo chiedeva nelle precedenti trasmissioni, ce l'ha chiesto più volte, ci ha chiesto sempre un parere sul Catania, okay. Possiamo dire che ha meritato un po' in più in Catania, c'è stato qualche episodio che ha fatto arrabbiare il Rimini, soprattutto quello nel finale, però è passata la squadra che ha meritato di più anche nell'altra. Sicuramente poi ha vinto contro un Rimini che comunque non è stato lì a guardarsi la partita, perché ha avuto le sue occasioni, è stato molto vicino al gol e quindi ha vinto meritatamente contro una buona squadra che è il Rimini, assolutamente. Ancora Fabio Iaccarino dice Peppe Abicella, aiutateci a rintracciarlo, ma non da segni da un mese. Ho capito che per fosse un mese. Aspetta un attimo, non so se qualcuno tra di noi lo conosce bene, vediamo se ricordo bene, qualcuno lo conosce, Antonio. Sì è il mio libertario. ma anche lo conosciamo tutti, Peppe Abicella. Esatto. Allo stadio l'abbiamo conosciuto tutti. Lo ricordiamo nell'annunciare quell'11 prima di quest'abbia Trapani. Ricordo ancora il numero 7. Diciamo che c'era il numero 7, poi
un attributo, anzi, degli attributi, e poi il nome di Don Romino, esatto. Sì, sì. Quindi fu un anno pazzesco. Dico spogliarellista, Sì, clamoroso quell'anno, veramente. Vediamo se torna, perché penso che a febbraio non sarebbe male rivederlo già con la Casertana. Ce l'auguriamo e lo salutiamo. Sì. Giovanni, a te. No, forse c'è qua. Mi sentite? Sì, noi, io magari, sì, sì. Allora, ecco, forse Giovanni che sta un attimo con problemi di linea. No, non ti preoccupare, Giovanni. Allora, a questo punto è il momento giusto per andare con il nostro assist. Daniela. E allora, immaginate su assist di chi? Del nostro Daniele Mignanelli, gol di Adorante. A fra pochissimo. Eccoci qua, ci siamo quasi. Non male però, non male come assist, lo possiamo dire. Eccoci qua. I tuoi veicoli sono un problema? Ti tolgono il tempo e ti stressano? Stai cercando qualcuno che ti aiuti? Schettino Group è il posto giusto per risolvere tutti i tuoi dubbi. Trasferimenti di proprietà in tempo reale, immatricolazioni nazionali ed estere, tasse automobilistiche, fermi amministrativi, RC Auto e per tutte le altre pratiche. Centro revisioni di qualsiasi tipo di veicolo in sede, consulenza trasporto merci in conto proprio e conto terzi, officina meccanica, tagliandi auto con ritiro e consegne a domicilio, installazione impianti GPL e metano, scuola guida con corsi personalizzati, rinnovo e rilascio di qualsiasi tipo di patente. Novità? Vendita auto nuove usate a chilometri zero. Questa è la vasta gamma dei nostri servizi, per i quali da 20 anni ti offriamo professionalità, dinamismo, competenza e amore del lavoro. Corri da noi e scoprirai un mondo di servizi a tua disposizione. Siamo a Castellammare di Stabia, a Torre Annunziata. Scopri sul web la sede più vicina a te. Sito www.schettinogroup.it, Facebook e Instagram Schettino Group. Telefono 081 537 0547. Schettino Group, un mondo di servizi per te. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854. Oppure allo 081 189 46 087. Caffetteria Le Sorgenti non è solo caffè. Da oltre 20 anni una garanzia a marchio Stabiese. Da noi puoi trovare tutto per una buona colazione, un gustoso soft lunch, uno stuzzicante aperitivo o un semplice drink. Per ogni momento della tua giornata, quindi, scegli Caffetteria Le Sorgenti. Crea il tuo cornetto preferito, puoi farcirlo con gustose confetture e creme. Se la vita ti stanca e hai bisogno di una pausa, vai alle Sorgenti e ricaricati di gusto. Ci trovi in piazza Spartaco a Castellammare di Stabia. Per ogni tua voglia puoi contattarci allo 081 870 5050. Ti consegneremo a casa le nostre prelibatezze. Eccoci qui di nuovo in diretta con la puntata numero 23 del nostro talk show dedicato alle Vespe. A questo punto io farei subito un momento importante, che è quello del condottiero, un po' del trascinatore di questa squadra, colui che è osannato anche dai tifosi, che ne vorrebbero 11 in campo, e spesso li vediamo correre un po' come fa lui fuori dal campo. E allora, Daniela, vengo da te perché stavolta sono io a fare l'assist a te per presentare la prima intervista di oggi, il primo protagonista della USAB che andiamo a sentire oggi. Sì, Mario, di colui che ha dichiarato: non voglio nessuna polemica per questi ragazzi che ci stanno letteralmente facendo sognare. E Pagliuca piano piano inizia a sognare insieme a noi. Ecco le sue parole. No, chi critica deve staccare, perché a questi ragazzi devono fare la statua in piazza. C'è Piazza della Libertà a Castellammare? No. Allora, in una piazza di Castellammare gli devono fare la statua, quindi critiche io non ho sentite. Io ho sentito qualcuno da lontano che vorrebbe mettere in discussione un pochino i rapporti che ci sono all'interno di una famiglia splendida, di rapporti tra lo staff e la società unici,
unici, una stima immensa tra tutte le componenti, una stima con un gruppo di giocatori che è una cosa eccezionale, e ci viene da ridere quando si sente i discorsi un pochino strani che a noi ci aiutano a caricarsi ancora più e ci portano a non concentrarsi sulla classifica, perché noi non la dobbiamo guardare, ma a concentrarsi su far vedere quanto siamo gruppo, quanto siamo uniti, quanto siamo amici, perché qui c'è anche grande amicizia e grandissima stima tra di noi. Noi andiamo avanti per il nostro percorso, abbiamo visto un derby importante e ci tengo a dire che questo derby è tutto merito dei ragazzi, di un gruppo splendido che dal primo giorno ad oggi, dico vero? Vero o no? Che dal primo giorno dico, e ora rinforza ancora, perché oggi questa partita qui la vince solo un grande gruppo. Però la dedico ai nostri tifosi, alla nostra gente, alla nostra curva, alla nostra gradinata, alla nostra tribuna, che ci hanno spinto, e la dedico a Castellammare, perché questa è la vittoria di Castellammare città. E sono convinto che la sconfitta di Catania è un'opportunità, l'abbiamo presa come un'opportunità, perché è venuta in un momento sì delicato, però anche giusto, prima di un derby e prima di un rush finale, che ripeto, il rush finale noi lo facciamo e lo dobbiamo vivere unicamente come una cosa bella, come un sogno, con niente di diverso. È normale che sono 10 partite dove dobbiamo da gas. Sono sincero, secondo me è stata una partita fisica, e nella fisicità loro sono una squadra che dall'inizio dell'anno, perché anche con l'altro allenatore, si basavano molto sui duelli fisici e quindi sono anche preparati a quello, no? E quando non chiudi la partita per 4 volte, a una squadra giovane come la nostra può venire un pochino anche la paura di vincerla, e c'è un pochino venuta, però abbiamo rischiato sulla traversa, poi non ricordo occasioni della Turris se non una respinta di Tiam che poi ha sbrogliato Polino, no, se non mi sbaglio. Dov'è che è cambiata la partita? La partita è cambiata perché noi ci aspettavamo la Turris con un sistema di gioco che era quello iniziale, perché non pensavamo che venisse qui a giocare 3-4-3, infatti è venuta 4-3-3, l'avevamo preparata così. E lì siamo riusciti a trovare determinate posizioni che ci servivano sul campo, come l'azione del gol, e li abbiamo messi in difficoltà. Nella difficoltà loro cosa hanno fatto per non lasciare uomini liberi? Sono andati uomo su uomo, e nell'andare uomo su uomo noi non ci siamo fatti trovare pronti su questo, perché c'erano altre posizioni, ovvero attaccare la profondità con determinati giocatori, e tra l'altro le volte che l'abbiamo fatto di andare in verticale siamo andati al tiro e abbiamo sbagliato 3-4 volte il 2-0. Lì nell'uomo contro uomo si è sporcata la partita e siamo andati nei duelli che alcune volte abbiamo vinto e ci spostava il baricentro vicino alla loro area, e alcune volte abbiamo perso e ci spostava il baricentro vicino alla nostra area. Però anche quando eravamo vicino alla nostra area siamo stati bravi a non concedere niente, perché noi abbiamo concesso un tiro da 30 metri e la parata di Tiam secondo me mi sembrava fuori area, però non sono sicuro di quello. Sogno, è un sogno, e dal momento che è un sogno lo dobbiamo vivere da tale, dobbiamo essere bravi tutti a non farlo diventare un'ossessione, perché magari qualcuno che è nato e è stato costruito per più di noi lo vive diversamente. Noi lo viviamo come un sogno, quindi continuiamo a viverlo come sogno, e ecco perché vi ho detto prima, secondo me a questa squadra gli dobbiamo fare la strada, che sta facendo qualcosa di eccezionale. Se non mi sbaglio abbiamo 58 punti oggi, 58 punti sono veramente tanti, se pensiamo che siamo a 7 punti da Benevento, che squadra è, non so cosa hanno fatto ora le altre, però a dei punti da tante squadre. È stata una cosa fantastica, una cosa bellissima, la vivo con entusiasmo, con grande umiltà, perché conosco il calcio, conosco, purtroppo ho fatto un po' di ho picchiato tante musate anche per il mio carattere nella vita, mi sono trovato a vincere 2 campionati di Serie D, no? Mi sono trovato una volta a essere più 12 e finire a 4 punti, e poi vincerlo con più 11, no? Quando eravamo a 4 punti eravamo
tutti in allarme, ma anch'io, perché ero molto giovane, era il primo campionato che vincevo. Secondo me dobbiamo stare sereni, dobbiamo essere consapevoli che è una squadra che fa 16 risultati utili consecutivi come la nostra, ha dei valori, che è una squadra che è dalla prima settimana prima in classifica, ha dei valori, e dobbiamo essere consapevoli di quello che noi abbiamo e di quello che non dobbiamo mai lasciare nello spogliatoio. Beh, parole chiare quelle di Guido Pagliuca, che ha parlato così dopo il derby contro la Turris, un mister che sa bene cosa vuole, cosa chiedere alla propria squadra. Di mister ne ha conosciuti tanti, fotografati tantissimi nella storia della USA, il nostro Antonio Gaggiulo. Volevo chiedere, sentendo Pagliuca, vedendolo ora anche dal campo, in panchina, tu hai vissuto sia l'epoca Fabio Caserta sulla panchina, sia quella Piero Braglia. Che allenatore è Pagliuca, secondo te? Vedi, è un allenatore che sa leggere benissimo la gara, come pochi. Io non ricordo mai delle analisi così perfette, senza nulla togliere a chi magari ci ha fatto veramente vincere. Ed effettivamente l'altra sera ho avuto la sua stessa impressione. Tu, nei miei scatti, nei 2000 e passa scatti, la maggior parte delle foto sono contrasti dove veramente loro venivano su con una fisicità incredibile. Lui dice il morso sul metro, praticamente metro per metro questa squadra cerca sempre di mordere le caviglie degli avversari. Assolutamente, assolutamente. L'ho rivisto poi negli scatti quando sono tornato a casa la sera. Tanto stiamo vedendo dietro di te Adorante che esulta, questo lo possiamo, esatto, dire, questo lo scatto lui, proprio quando ha segnato. La squadra è la nostra abituata a farci vedere bel calcio, e quindi forse solo per quello siamo andati un pochino in difficoltà. Però del resto sapevamo quello che volevamo, i ragazzi se lo sono presi anche stringendo un po' i denti. Posso vedere anche da Mariano cosa lo colpisce di Pagliuca, cosa ti piace del mister che sta trascinando questa squadra, lui sul campo, Lovisa magari con le sue scelte sul mercato, la società a sostenere loro. Allora, mister Pagliuca, secondo me ha veramente un animo da combattente e da guerriero, e lo si vede in tutti i suoi atteggiamenti durante una partita, lo si vede anche dal suo essere passionale. Quando tu hai passione, quindi te ne freghi anche delle regole fondamentalmente, ma metti in campo tutta la tua energia. Lo vedo come una persona che è molto schietto e trasparente nei confronti della propria squadra, il condottiero, quindi fondamentalmente non le manda a dire, quindi e crea gruppo, quindi è un leader. È una cosa diversa tra l'essere un capo e un leader. Pagliuca è un leader, e lo si vede da come tutti i ragazzi, tutti i giocatori della Juve Stabia interpretano anche il suo modello di gioco. Però vorrei darvi anche uno spaccato di Pagliuca, della sua gentilezza. Lo si vede dagli occhi, ma non nel campo, perché naturalmente voi addetti ai lavori lo vedete durante le partite, durante le conferenze stampa. Si trasforma un po'. Io ho avuto la, io ho avuto la fortuna, perché fortuna, la mattina vado a fare queste mie passeggiate, queste live anche sui nostri profili TikTok e Instagram, di incontrarlo. Nel suo essere anonimo, nel senso che gli piace passeggiare, respirare l'aria di Castelmare, immergersi. Beh, non in questo piacciono le telecamere, non piace essere sempre davanti ai riflettori, questo è vero. Esattamente, e quando l'ho salutato, perché l'ho notato, sono riuscito a scorgere il suo viso anche sotto il cappellino, mi ha sfoggiato sempre un sorriso di una persona che ama quello che fa e ama questa città, e queste due componenti lo rendono veramente da persona, come dire, persona capace di poter donare qualcosa a Castellammare, ma di doverlo anche ricevere. E per questo motivo è stato grandioso il gesto della Curva Sud di lunedì, quando nei festeggiamenti post vittoria con la Turris lui era in disparte, perché ha lasciato alla squadra gli onori della gloria,
ma la curva sud l'ha chiamato e lui è stato contento e infatti poi si è visto quello che è successo. Io lo vedo romanticamente, quindi è un grande allenatore. È stato un bel momento quello, sì, raramente ho visto chiamare sotto la curva l'allenatore a Castellammare, ma in generale anche in altre piazze. E a Giuseppe Girgenti invece voglio chiedere proprio da tifoso, cosa ti trasmette Pagliuca? Perché noi abbiamo c'è un fan club che lo sveliamo, noi quando finisce la partita scendiamo dalla tribuna stampa giù in sala stampa e noi puntualmente sentiamo ad ogni partita testimoni, Natale, Giovanni, Daniela, sì. Mariano, ma anche Mario Vollano che ora non è con noi in diretta, sono due cori, uno è 11 Pagliuca, noi vogliamo 11 Pagliuca, l'altro non lo diciamo, che è un po' più osì, diciamo. Sì, è il gruppo del lato tribuna, Esatto. Tifa, ma so che sono amici miei che vanno in tribuna. Daniela, che stavi dicendo? Giuseppe. Dico, l'ho modificato. E Pagliuca sogna e sogniamo anche noi. Ah, benissimo. Loro dicono altro, però diciamo che è meglio così sicuramente. Meno diretto, diciamo. Giuseppe. Ah no, niente. Quando riguarda Pagliuca, io diciamo che sono amante del calcio in genere. Conosco già dai tempi della Lucchese, perché mi piace guardare e strizzare l'occhio anche negli altri gironi. Per quanto riguarda la C, qualche partita l'ho vista, diciamo che avete già detto tutto, però qualcosa in più su Pagliuca la voglio buttare giù, nel senso che questo è un allenatore che secondo me merita altri palcoscenici già da qualche anno. Quest'anno ha avuto l'intelligenza e la furbizia di, attraverso anche il direttore e il presidente che gli ha dato carta bianca, di farsi prendere i vari blocchi, diciamo il blocco difensivo che già era stato con lui a Lucca un paio d'anni, il blocco del centrocampo dell'anno scorso a Siena e poi si è fidato del direttore completamente ciecamente per quanto riguarda l'attacco, si è fatto, diciamo che è stato già non è che siamo partiti con una squadra con 10-11 nuovi. Secondo me siamo partiti in sordina con una squadra con 7-8 undicesimi, quando gli altri pensavano a spendere soldi, come l'Avellino, il Benevento, a prendere il giocatore da 200-300 mila euro. Il nome a tutti i costi. Pagliuca si è fatto fare il suo, si è fatto portare qua il suo gruppo già collaudato e infatti si è visto subito sul campo, perché se noi andiamo a vedere, io sono stato a Vasto Girardi, ho visto una squadra senza Leone ancora, c'era ancora Leone, infatti non c'era ancora Leone, ma c'era Buio, direttore che ci aveva dato un ragazzo di 27 anni, direttore. Qua voglio ringraziare, se mi date un minuto, voglio ringraziare il presidente Andrea Langella, che ha avuto, non ha mollato quest'estate, ha avuto un attacco, ha subito un attacco speculativo che non meritava secondo me da una parte delle tifoserie. Io questo lo voglio dire, non me ne vogliate, perché sì, per il tuo pensiero, ha avuto la, non amo la, cioè, dalla parte sua c'è stato solo una parte delle tifoserie insieme alla Cuba Sud. La Cuba Sud è la sentinella della tifoseria, capisce, è maturata tantissimo, capisce i momenti in cui intervenire, i momenti. E quindi il presidente non, ci sono state anche delle critiche costruttive per invogliarlo a fare bene, no, quella, diciamo. Ovviamente ognuno può dire la sua, stiamo parlando sempre di calcio. Il presidente ha avuto una visione, si è affidato a questo ragazzo di 27 anni che mi diede un'impressione incredibile a Vasto Girardi. E poi con Lovisa, dando fiducia a questo direttore, Lovisa ha fatto un lavoro eccezionale affidandosi agli uomini, lo staff di Pagliuca, e dicevo questo, dicevo, secondo me è una squadra che già partiva a priori da un 7-11. Quindi non siamo stati, alla fine non siamo stati una sorpresa. La bravura del presidente è stata anche quella di far fare
a ognuno il suo ruolo, cosa che purtroppo esatto, per qualche anno non succedeva, ma ognuno ha fatto il suo ruolo, cioè nel senso il direttore ha preso i giocatori parlando con l'allenatore, l'allenatore dava delle indicazioni, per esempio, è una visione imprenditoriale giusta da fare perché per sostenerci noi abbiamo a che fare con un budget ridotto e quindi affidarsi ai giovani con competenza è stato un risultato, si è raggiunto un risultato eccezionale sotto questo aspetto. Dicevo di Paduca, dimmi. Sì, vai, Giuseppe. Dicevo di Paduca, quindi secondo me è partito già con una squadra con 7 undicesimi, non è che è stato un lavoro meticoloso fatto con intelligenza, furbizia e competenza soprattutto. Sì, quindi sì. Non siamo lì per caso, ragazzi. Mentre abbiamo fatto scoppiare un finimondo perché è successo di tutto di più, perché dall'inizio che siamo lassù squadre che hanno detto i minori stanno impazzendo e che devono continuare fatto... quindi faccio l'ultimo appello a tutti i miei amici tifosi, ragazzi, riempiamo lo stadio, dobbiamo il Menti deve ritornare un catino incandescente come la partita col Trapani nel 2019, ad esempio la finale con la Massese nel 2004 col Potenza, la stessa partita con Potenza, voglio allungarmi allo spareggio del 90 col Benevento, cioè qua in ogni ordine di posto dobbiamo surclassare, dobbiamo fare questo rush finale senza avere nulla sulla coscienza poi dopo. Perfetto, bene, dobbiamo aiutare questi ragazzi. Chiedo solo il massimo della sintesi perché se non riusciamo a fare tutte le cose, però poi torniamo. Voglio parlare della prossima che è importantissima con la Casertana. E allora, a proposito, Natale, volevo da te più che un giudizio su Paduca, ne abbiamo parlato già ampiamente di Paduca, sul momento, sulla settimana in casa Juve Stabia e poi ci proiettiamo anche al prossimo di assist che faccio io a Daniela, perché a breve sentiremo qualcuno che ha fatto cose egregie. Anche qui chiedo qualche numero a te, perché c'è un attaccante che sicuramente alla Juve Stabia ha dato tanto da gennaio appena arrivato ad oggi. Mario, dicevi bene, un attaccante che ha dato tanto alla Juve Stabia, 6 gol e 2 assist nelle partite che ha disputato finora con la maglia gialloblu, a cui dobbiamo comunque associare i 4 gol, se non erro, che ha fatto con la Triestina prima di venire a Castellammare, quindi un attaccante che è già in doppia cifra e che fa ben sperare per il proseguo del campionato. Tra l'altro un attaccante che ha sicuramente il killer da vero e proprio rapace dell'area di rigore, come testimonia il gol vittoria con la Turris, che è un gol che soltanto chi è un grande attaccante come lui e sente il fiuto del gol può fare subito, e tra l'altro è stato un gol importantissimo perché sbocca quella partita, la mette su un binario diverso. Tra l'altro la Turris poi è brava a rientrare nel match, a creare quella cosiddetta gara sporca di cui ha parlato anche mister Paduca, che abbiamo appena ascoltato, e la Juve Stabia comunque alla fine ha meritato questi 3 punti importantissimi che aprono la strada a questo prossimo derby con la Casertana, squadra della quale parleremo fra poco con Giovanni e con il nostro ospite da Caserta, che ci parlerà del momento che si sta vivendo appunto in terra casertana. Una partita nella quale molto probabilmente Paduca l'ha fatto capire sia nelle dichiarazioni pre-gara che nelle dichiarazioni post-gara, probabilmente non si farà ancora una volta il cosiddetto minutaggio, quindi diciamo andrà in campo la migliore Juve Stabia ecco possibile in questo momento, e secondo me questa è una cosa che andrebbe fatta anche nelle prossime giornate, perché alla fine non ci dovrà essere, ecco, il mister secondo me non dovrà avere paletti da cui rispettare nelle partite finali di questo campionato, dove veramente ci si gioca tutto e bisogna giocare ad armi pari anche contro queste corazzate, ce ne sono alcune che ci inseguono, che sicuramente daranno tutto a loro volta per insidiare la Juve Stabia, però è una Juve Stabia che dal lato dei suoi numeri e del gioco che ha prodotto finora e dei risultati soprattutto che ha conseguito fa ben sperare anche per il prossimo derby con la Casertana, che si preannuncia un derby infuocato non meno di quello che è stato con la Turris pochi giorni fa.
E allora, dicevo appunto dell'assist che facciamo alla nostra Daniela, perché c'è un secondo tesserato di quest'abbia che ha parlato proprio dopo il match con l'altro, che è stato abbastanza importante in campo, no Daniela? Eh sì Mario, direi proprio di sì. Colui che ha dichiarato: non ho mai vissuto un derby così, riferendosi ovviamente al tifo e al calore che la nostra Castellammare sa emanare. Sono contento del gol, ma sono soprattutto contento della vittoria del gruppo. Ecco a voi le parole di Adorante. Sì, esatto, hai detto benissimo. La cosa che abbiamo fatto vedere oggi serve tanto, perché non siamo solo belli e sappiamo giocare a calcio, ma sappiamo fare anche queste partite. Quindi è importante e abbiamo dato un'ottima scossa, soprattutto al gruppo, che questo ci voleva, perché dopo una sconfitta a Catania ci voleva un scossone. Un derby così non l'ho mai fatto, quindi sbloccarlo in questo modo e vincerlo in questo modo con un mio gol è una cosa bellissima. Però sono molto più contento per il mister, la squadra e per soprattutto la società e per l'ambiente che c'è, che è qualcosa di grandioso. Ma penso non ci sia nessun peso. Arrivati a questo momento del campionato, e la seconda parte del campionato penso sia totalmente un altro girone, quindi ogni partita bisogna giocarsela così, che si giochi bene o che si giochi male. Quindi non penso ci sia peso, ma solo voglia di combattere per questa maglia e per questa squadra. Ma non mi sento con quella importanza, ecco, quello che mi sento è essere utile alla squadra, mettermi a disposizione della squadra, del mister, e fare quello che mi chiedo. Cerco di farlo al meglio e spero si veda in questo, e continuerò così fino al nostro obiettivo, perché ormai siamo agli sgocci e dobbiamo comunque far prestazioni partita dopo partita. Ma l'obiettivo mio è farne 50, però penso al breve termine, ecco. Penso partita dopo partita. L'importante, come ho sempre detto, è mettermi a disposizione della squadra. Non penso al gol, naturalmente è una cosa che fa piacere, fa tanta autostima, però l'importante è la squadra in primis, poi arriva il gol. L'ho sempre detto, la piazza mi ha accolto in una maniera bellissima, che non mi sono mai sentito così appagato e mai così coinvolto in una cosa bella, perché comunque è arrivato a gennaio, non è facile entrare in un gruppo così importante dove è al vertice, e quindi deve entrare in punta di piedi, però mi hanno coinvolto tutti, società, squadra, tifosi, mister, quindi posso solo dire che grazie a loro se i risultati sono quelli che stanno accadendo. Queste le parole di Andrea Adorante nella partita, 6 gol in 9 presenze per lui, 6 gol in questo 2024, è sicuramente uno dei bomber più prolifici dell'intero campionato. Un po' mi ricorda quello che è riuscito a dare a questa squadra qualche anno fa anche un certo Marotta, che riuscì a dare la sua impronta e tanti gol. Forse in questo caso è meno, diciamo, non è un giocatore che è accentratore come Marotta, che in quel caso giocavano tutti per lui, in questo caso la squadra gioca sì per Adorante, ma anche un modo di giocare forse diverso. E allora questo il parere mio su Adorante, però a questo punto, per recuperare qualche secondo, visto che siamo in chiusura della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo un attimo sull'argomento Juve Stabia. Abbiamo sentito le parole di Adorante, le teniamo in caldo anche dopo, le commenteremo insieme ai nostri ospiti, perché abbiamo anche un momento dedicato all'altra squadra che seguiamo con ardore e con tanto, diciamo, seguito da parte nostra, ovvero la Virtus Stabia, che ha perso la gara in promozione, la seconda squadra di Castellammare, ha perso la gara a Battipaglia, che fra un po' commenteremo con la nostra Daniela. Però Daniela, a questo punto direi andiamo a vedere un attimo le immagini proprio che ci ha inviato, come di consueto, l'amico Ciro Esposito, la comunicazione della Virtus, che salutiamo, e vediamo un po' com'è andata proprio Battipagliese Virtus con le immagini,
il saluto della squadra e poi lo commenteremo insieme queste immagini con te, Daniele. Eccoci qui, scusate, ci sono piccolo... eccoci siamo. Abbiamo visto le immagini che ci hanno portato un attimo a vedere qualche frame di quello che è successo in quel di Battipaglia, 1-0 la sconfitta per la Virtus. Daniela, che Virtus è stata? E poi andiamo anche a commentare un po' quello che sarà, ovvero anche il prossimo turno della Virtus e la classifica. Sì, Mario, una Virtus Stabia che ovviamente parte con una percentuale più bassa rispetto alla nostra Juve Stabia, c'è infatti il meno 70% rispetto a 12 clean sheet in 23 gare. Una Virtus Stabia che perde contro la Battipagliese nonostante la superiorità numerica ed un primo tempo giocato veramente in modo aggressivo. I biancazzurri scendono al quarto posto cedendo il terzo al Campagna e allontanandosi di 6 punti dall'Ebolitana e dal San Gregorio. Il prossimo match affronteranno la Temeraria, attualmente nona in classifica, sconfitta 2-0 al girone di andata, nonostante l'espulsione di un biancazzurro di Fortunato e quindi in inferiorità numerica. Virtus Stabia che ha il 41% dei punti totalizzati in trasferta e il 59% fatti in casa, dunque non resta che attendere sabato per il prossimo match allo stadio comunale di Casola alle ore 14:30. E quindi sabato 14:30 questo è l'appuntamento, tra l'altro delle avversarie, vediamo che il San Gregorio gioca contro il Sant'Egidio Calcio, sì. E poi ancora c'è proprio la sfida Bolitana Battipagliese, un derby molto sentito anche da quelle parti, quindi diciamo che qui bisogna cercare di approfittare di eventuali passi falsi altrui in questo caso. Daniele, allora andiamo a questo punto, visto che abbiamo completato questa seconda parte di trasmissione al secondo assist, quindi rimango già su di te per andare a fare questo secondo assist, quindi ci rimettiamo al tuo assist per vedere se riusciamo a portarlo poi a termine con la Casertana. Sì Mario, se Mignanelli e Adorante già hanno dato il loro contributo, non ci resta altro che aspettarci su assist di Piscopo, gol di Candellone, a fra pochissimo. Non male. (Ride)
Il gioiello dei tuoi sogni, l'oggetto prezioso per ogni occasione, l'orologio dei tuoi desideri? Vieni a scoprirli da noi, alla gioielleria Antonio Ferrentino, via Marconi 68, Castellammare di Stabia. Telefono 081 871 5346. Antonio Ferrentino, e il tuo sogno diventa realtà. Desideri gustare un fantastico panino? Un'ottima pizza o scoprire una braceria dove assaporare carni di primissima scelta? Apprezzare la bontà della cucina italiana e in particolare quella romana? Sonny's Risto Pub e Pizzeria offre una vera e propria esperienza culinaria, con la garanzia che i prodotti utilizzati per le preparazioni gastronomiche saranno accuratamente selezionati. La carta dei vini, i dolci della casa e la selezione delle birre incontreranno i gusti di tutti. Il nostro servizio da asporto sarà sempre efficiente, consentendoti di gustare le nostre specialità direttamente a casa tua. Ci trovi a Castellammare di Stabia in via Bonito 19, telefono 081 198 18030, cellulare 331 6170 731. Siamo anche su Facebook e Instagram. Sonny's Risto Pub e Pizzeria, la tua scelta di qualità. Parlare, lavorare, scrivere, si dice comunicare. Il centro assistenza più all'avanguardia per smartphone, iPhone, tablet, iPad e tutto il mondo della telefonia high-tech. Efficienza e rapidità, i nostri punti di forza. Riparazioni in 24 ore, sostituzione display in un'ora, salvataggio dati e aggiornamenti software per ogni tua esigenza. Veloci, cortesi e sempre al tuo servizio. Anche vendita gadget per cellulari, consigli utili e una guida completa per non rimanere mai senza parole. Comunicare a Castella Mare di Stabia, via Regina Margherita 184, 081 870 1989. Comunicare 3@virgilio.it. Ed eccoci qui di nuovo in diretta con questa puntata numero 23 della sesta stagione di Juve Stabia Live Talk Show. Andiamo a questo punto, torniamo al web con il nostro Giovanni Donnarumma per andare a vedere un po' di messaggi. A te Giovanni. Sì Mario, andiamo un po' a leggere altri messaggi che vedrete da qui a breve anche in sovrappressione, come quello di Giosuè Zingone. Salve a tutti, una delle partite più importanti dell'intera stagione, vitale per dare una forte segnale all'avversario, tutti al menti, tutti insieme per una vittoria importantissima contro la Casertana. Poi ci si scrive il nostro Giosuè, poi Giuseppe Maggio che ci saluta, buonasera a tutti, buonasera a te carissimo Giuseppe, poi Francesco Padovano da YouTube, buonasera amici giornalisti, dopo la gara tosta con la Turris, ora ancora più concentrati per affrontare la Casertana, un derby ancora più difficile, forte ragazzi, siamo con voi, avanti Stabia, anche per lui un doppio cuore giallo blu. Poi salutiamo anche Alessandro Sessa, buonasera a tutti, gruppo compatto, si è creata una vera famiglia, quello che fa veramente piacere vedere l'allenatore sempre con i ragazzi dal primo secondo del riscaldamento al 95esimo della partita, forza Stabia. Su questo Alessandro, vedere l'allenatore sempre con i ragazzi, ci aggiungo una bella sottolineatura su quel sempre, e la giriamo al nostro grande mister che deve stare un po' più tranquillo, perché così riusciamo ad averlo sempre vicino ai nostri ragazzi, è quello che ci auguriamo, perché è arrivato anche la nona ammonizione, la prossima c'è la squalifica, e chiaramente è sempre molto attenzionato dagli arbitri, lo sappiamo. Questo è bellissimo, Giovanni. Assolutamente sì. Poi portaci a Salerno, ce lo scrive Armando Gentile, un po' un messaggio futuristico che ci piace tantissimo, però. Poi Alfonso Longobardi, buonasera a tutti voi, da lunedì sera in avanti ci aspetta un rush finale a pochi passi dal sogno, grazie ad Alfonso. Poi c'è Jackie Michelini, il nostro Peppe Caffè, che ci scrive, ci saluta, buonasera e sempre forza Juve Stabia. A volte dimentichiamo di essere fortunati a parlare di calcio mentre a Gaza sparano su gente in difesa che tende la mano per un pezzo di pane.
saltiamo da un momento, è bello il messaggio, Peppe, assolutamente ci fa tornare alla vita reale, perché noi molte volte parliamo di calcio, parliamo di ludico, parliamo di qualcosa che veramente ha poco valore rispetto a quelle parole, a questo bellissimo messaggio che mandi tu, e ci fermiamo anche noi un attimo a pensare alle cose serie, e ti ringraziamo per questo messaggio, bellissimo messaggio. Giovanni di Nocera ci scrive: sono stato un grande seguace della USTAB, mi ricordo che nei primi anni 60 andammo a Bernarda forse in tre con la mia 500, c'era con Don Salvatore Giordà, bello leggere questo messaggio perché è storia, padre di Alfonso. Ricordo che attraversammo la Basentana completamente isolata da macchine, al ritorno con l'oscurità ce la vedemmo brutta, e immagino, perché oggi la Basentana non è che, voglio dire, è una grandissima strada, immaginarla tanti anni fa effettivamente, e diceva pensavamo se si ferma la vettura scendono i lupi dalla scarpata. È bello immaginare questo messaggio che ci fa così vedere, cioè, lo guardiamo proprio come se fosse un racconto di un film, quello che ci ha fatto Giovanni. Quindi, bianco e nero, tra l'altro, ma poi c'è anche il risultato del match, sì, dice fini in pareggio, non ricordo altro, sono datato, auguri, no Giovanni, sei lasciamo stare il datato o meno, sì, però c'è di storia importante, sì un bel pezzo di storia legato alla Juve Stabia. Salutiamo anche Ciro Tremondi, grande Giuseppe Girgenti, per caso avete il numero di Peppe Apicella, detto Peppe Coca-Cola, che è ormai ricercato. Salutiamo anche l'amico Barile Giovanni, un saluto a tutti, un abbraccio particolare al mitico Girgenti, tifoso Doc, ancora saluti per il nostro Giuseppe. Poi Vincenzo Cascone, buonasera Mario, vogliamo la B, non sarebbe male, siamo un bel gruppo che la vogliamo. Massimo Becci, ecco un altro con la B, un altro che ci segue da lontano e sta sempre vicino a noi, un salutone alla grande famiglia della Juve Stabia, siete grandi, grazie Massimo, sei tu grande come tutti gli altri che ci scrivono. Nicola Martoriello, forza magica di Juve Stabia, vincete sto derby per noi tifosi. Anche Nicola ci segue, se non vado errato, da Parma, anche lui da lontano. Ancora Antonio Iezza, per Natale, dedicato a Natale. Sì, Renata, mi fai allegria. Confermo anche a me. Sento un confermo dalla regia. Cioè. Okay. Poi c'è Rosario Monica, testa bassa e pedalare, i ragazzi sono stanchi, bisogna caricare le batterie per queste 10 finali, forza Stabia, sempre solo cuore giallo-blu. Ancora Giovanni Vozza, Mario, l'ultima giornata ce ne andiamo al mare. Noi lo speriamo, Giovanni. Questo su quello che dicevo del Catania in precedenza. Catania Benevento. L'orario è quello là, sì. Anche perché sono tanti messaggi. Pensate, questo è un messaggio delle 20:51. Sì, di recuperare. Vai, vedo che ce ne stanno per tantissimi. Ancora complimenti a Johnny Don Ruma per la sveglia giallo-blu, da Jack Michelina. Grazie Jack Michelina, e volevo ringraziare con te i tantissimi che anche stamattina alle ore 7 hanno avuto la puntata, diciamo, numero 0 di questo nuovo format, 20-25 minuti, non di più, per stare sempre accanto a voi, per seguire sempre le sorti della Juve, per tenervi informato per quelle che sono anche le notizie, diciamo, sul nostro mondo giallo-blu. L'appuntamento, ne approfitto, domani mattina alle 7 sulla pagina di questa via live del gruppo. Ci saremo, Giovanni. Mario ha dato anche gli aggiornamenti meteo, quindi è una cosa anche gli aggiornamenti incredibile. Fa concorrenza a Fiorello ormai, Giovanni. Oddio, se veramente comunque con le cadre sulla pagina. Grazie ancora a tutti. Ancora Giovanni Pozza, ancora vogliamo anche la buonanotte. Ci penseremo, vedremo un po' chi tra noi ci pensiamo. Già facciamo notte per altri motivi sulle nostre produzioni che molte volte si allungano in maniera molto, comunque siamo contenti di questa cosa. Antonio Iezza ancora, ciao Mario Di Capo, ti ho mandato una foto che un giocatore della Turchia si teneva in gioco durante, me lo confermi? Sì. Allora, no, questo voglio rispondere ad Antonio, perché Antonio non si arrende, Antonio è come convincimento, non si arrende. Allora, dovete pensare che non sempre tutte le cose che si leggono o che si vedono sono, diciamo, precise al 100%, e non voglio andare oltre. Il frame che è stato fatto vedere, la regia, non sembra, non so come fa Mario Vollono, che salutiamo, ma questa è l'autoregia. Esatto, l'autoregia. Dicevo,
non sempre le immagini che si vedono sono quelle reali, uno deve vedere il video. Allora, il gol di Adorante, io lo dico, forse penso che tutti quanti sapete qual è la passione per i colori gialloblù, però se devo dire una cosa che non è vera, io non la posso dire, non è nelle mie corde dire una cosa non vera, nelle mie corde dire la cosa come la vedo, e come la vedo è Adorante in fuorigioco di mezzo metro. Purtroppo è quello che è stato, cioè nel senso c'è poco da dire, c'è poco da fare, perché il frame che è stato fatto vedere in maniera erronea qualche amico tifoso su alcuni gruppi è completamente sbagliato. Il frame dove si vede Maestrelli vicino alla bandierina del calcio d'angolo è un frame preso quando c'è il cross di Mignanelli. Dal cross di Mignanelli la palla fa tutta la traiettoria per arrivare in area di rigore, viene messa fuori dall'area di rigore da Esempio, giocatore della Turris, poi viene stoppata da Meli. In questi 10 secondi sia Maestrelli sia Adorante, che era davanti alla porta e torna indietro in maniera velocissima, però resta in fuorigioco. Purtroppo è il regolamento che lo dice, fermo restando che come negli episodi contrari noi ci prendiamo anche l'episodio a favore, e bisogna ammetterlo se c'è l'episodio a favore, come ci mancano sei rigori alla Juve Stabia, non uno, sei rigori alla Juve Stabia nettissimi per giocate di palla a volo, di palla a mano e di parate di giocatori di movimento. Dobbiamo dire che quello è fuori gioco tutta la vita, cioè, ma è tanto difficile ammettere una cosa del genere. Lo si può fare, basta vedere le immagini, perché è abbastanza chiaro che c'è Maestrelli che sale e salendo mette in fuorigioco Adorante che cerca di rientrare, rientra talmente in maniera fulminea che secondo me l'assistente non se ne è proprio accorto che era Adorante davanti alla porta e torna dietro, perché sembrava addirittura Candellone che era in posizione regolare, in realtà si sono incrociati. Quindi, Mario, si sono incrociati. Non è facile per un assistente, per gli arbitri, cioè è più semplice vedere il rigore con una parata clamorosa per esempio contro il Giuliano lì, o col Foggia, lì penso che anche i giocatori del Foggia si fermarono sul tiro di Piscopo, se non sbaglio, di Bentivegna, siamo andati molto anche indietro, a Catania, cioè. a Catania sul tiro di Piscopo. Quindi cioè, se lì è fuori gioco, non ci stanno, cioè, no, ma anche chi ha sbagliato a mettere quel frame non si è neanche accorto che la palla su quel frame sta praticamente, se la vedete sul frame, la palla è praticamente dove c'è, ci sono i tifosi della Turris, giusto per capire, nella visione dalla telecamera. Quindi quella palla fa ancora altri 10 secondi prima di arrivare al momento del 5 secondi, forse prima di arrivare al momento del tiro di Meli. Quindi no, Antonio, è fuori gioco, non ce ne sono altri frame, è quello. Tant'è che stamattina poi nelle valutazioni delle terne arbitrali è proprio l'assistente è quello che ha avuto il peggior punteggio, di tre, proprio perché è stato è abbastanza chiaro, grave, non ci sono. Poi andiamo avanti con il messaggio. Sì, ancora c'è Nunzio Esposito che salutiamo, buonasera a tutti e forza Stabia sempre. Lui raddoppia i cuori, due gialli e due blu. E ancora dice: dobbiamo incitare per 90 minuti. Eh sì, perché l'abbiamo visto anche nell'ultima, che serve tifo fino alla fine. Buonasera a tutti e sempre forza Stabia. E Giuseppe Volpino che ce lo scrive, lo salutiamo. Ancora buonasera a tutti da YouTube, da Luigi Porzio, Wanda Rosaria De Gennaro, grande mister Peppe Girgenti. Quindi non solo tifoso, ma va per la maggiore il nostro Giuseppe. Ancora Luigi Porzio da YouTube, buonasera a tutti, sempre forza di questa via da Pisa, grazie Luigi che ci segue dalla Toscana. Ancora c'è i saluti di Antonio Iezza per Mario Vollono, riprenditi presto che abbiamo bisogno di te. Ci uniamo. Ma dice proprio che il mister ha bisogno di te, o no? Il mister, posso dire nelle conferenze stampa? Probabilmente sì, che ha bisogno del nostro frontman. Allora, Marco Cesario, il nostro dirigente che salutiamo, che ci segue sempre. Buonasera, caro saluto a tutti, anche del mio nipote Gabriele, che ti salutiamo. Siamo orgogliosi di questi ragazzi della Juve Stabia. 10 finali e comunque un grande grazie in ogni caso per come andrà. Andrà bene, Marco,
andrà bene. Ma Sandro Coscarelli, riempiamo il Menti, settore ospite sold out, chiedono altri biglietti, vinciamo in campo e fuori, facciamo vedere che siamo Castellammare, che siamo Castellammare, vuole vincere, e quindi ci dà ancora numeri importanti. Pagliuca però ha un carattere opposto a Ranieri, ce lo scrive Giovanni Vozza quando abbiamo parlato un po' dell'Ester. Vabbè, sì, effettivamente sono due personaggi abbastanza diversi. Sì. C'è la speranza di Sandro Coscarelli di vedere 1500 stabiesi a Latina, perché no? Mario lo ricordava che il settore ha questa capienza. Poi c'è concorrenza per Daniela, perché c'è Daniela Antonio Aizza che fa l'assist, dice Daniela, assist Miglianelli per Candellone. Dani, sì. C'è chi ti vuole rubare il mestiere, ne approfitta. Poi c'è Giuseppe Volpino che ci rassicura su Peppe Apicella, che dice malato della Juve Stabia, è un po' deluso sempre quando le partite va bene, è tremendo, sì, che lavora fuori da tempo e che non lo vedo più, e quindi diciamo per lavoro è fuori. Vabbè, è bello la conclusione, il messaggio poi lo potete leggere come finisce. Piano Iaccarino, stiamo facendo un appello per rintracciarlo, lo sentiamo da un mese, sostituiamo un po' sul nostro gruppo, ci dava la carica, chiudiamo con questo messaggio ancora di grande Pagliuca, grande Pagliuca, ce lo ricorda Giuseppe Volpino, e vogliamo 11 Pagliuca ancora da Fabio Iaccarino. Attenzione a quest'altro Pagliuca, bip 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 bip, questo è tremendo, si vede anche in alcune foto, poi c'è ancora ancora 11 Pagliuca, ancora Giovanni Vozza, e senza Guido saremo a metà classifica. Giuseppe Volpino che ce lo scrive, noi vogliamo 11 Pagliuca, Rosario Santaniello, e quindi il plebiscito per il nostro, ce ne sono ancora, un plebiscito ve li facciamo ancora, vedere proprio così, di petizioni sono tantissimi proprio, sì, sapere, ma Pagliuca ce ne sono proprio tantissimi, quindi segno di veramente c'è un gladiatore al comando di tutto. E allora dicevamo di Adorante in precedenza, volevo un commento, sì. Lo chiedo veloce a tutti perché stiamo allungando un po' la diretta, perché abbiamo anche un altro collegamento, lo faremo con il collega Armando Serpe, e quindi fra un po' entreremo nel discorso Juve Stabia Casertana, anche parlando con Armando Serpe di Sport Casertano, alle 22:10 abbiamo il collegamento con lui, però nel frattempo andiamo con Adorante, perché volevo un commento proprio su quello che ho detto in precedenza. Mi sembra un po' di ricordare quando è arrivato Marotto, perché è vero che a gennaio la Juve Stabia non ha mai avuto o quasi mai avuto un mercato rinforzante per davvero, è successo solo quando si è vinto. Voglio partire proprio da Antonio Gargiulo con tuo parere. Sì Mario, siamo stati fortunati anche quest'anno a trovare sto ragazzo, perché a prescindere da quello che sta dando in campo, sta dimostrando pure di avere un grande carattere. L'altra sera quello che mi ha stupito assai è stato il fatto che quando siamo stati in difficoltà spesso è tornato indietro ad avere avuto i ragazzi a centrocampo, lottava su ogni pallone. E mi sono stupito per come fisicamente, perché dalla TV sembrava un po' più piccolo, invece ho visto veramente un giocatore di grosso spessore. Marotta era leader, ma era il suo passato che lo faceva diventare leader. Esatto. Il ragazzo invece lo è sul campo, perché veramente con le sue gesta tira fuori anche dagli amici quel carattere che è quell'aiuto che a volte ci vuole nei momenti clou di una partita. Veramente è stato un ottimo acquisto. E proprio in questo momento è dietro di te, nelle immagini che vanno a scorrere. Mariano, mi è piaciuto un momento dove, non so se ricordi, quando fa quello stop e la difesa della Turris va tutta in bambola e poi va al tiro, lì in quel momento stava arrivando la seconda occasione consecutiva, prima c'era stata la doppia occasione di Meli, parliamo dell'inizio del secondo tempo, poi c'è stata quella giocata che non è la prima che fa Adorante, quindi è veramente una prima punta classica che può dare ancora tanto a una squadra che costruisce tanto, perché anche con la Turris si è detto sì, la Turris nel secondo tempo ha fatto meglio, ma se andiamo a vedere le occasioni io penso che siamo intorno alle 5-6 per la Juve Stabia e 3-4 per la Turris, pur avendo fatto meglio la Turris in una parte di gara. Assolutamente sì, Adorante credo che era il tassello che mancava a questa Juve Stabia costruita quest'estate, quindi come magari avrete detto anche voi,
un gran complimenti a Lovisa, che è riuscito a praticamente a strapparlo alla Triestina anche in un momento dove la Triestina, se non ricordo male, aveva un surplus di attaccanti, poi si è trovata senza Dorante, i suoi attaccanti si sono infortunati e quindi è stata anche abbastanza, come dire, ecco, una furbata del nostro Lovisa veramente a portarlo a Castellammare. Io credo che Dorante, oltre ad essere un grande attaccante, sta facendo giocare meglio il reparto d'attacco della Juve Stabia, perché ricordiamoci che nella prima parte della stagione tantissime partite l'hanno risolte i centrocampisti, gol dei centrocampisti e gol dei difensori, in primis Bellici soprattutto. Da quando è arrivato Adoranti, i meccanismi con Candelone più spostato sul laterale, Piscopo sulla sinistra e con Piovanello che entra in corso o entra dal primo momento quando magari si vuole far riposare tra Piscopo e Candelone questi giocatori, ecco che lui riesce ad avere quella capacità di far giocare meglio proprio il reparto d'attacco. E poi vorrei sottolineare una cosa, giusto sempre un corso e ricorso storico. Io vi ricordo che nel 2019 il preparatore atletico della Juve Stabia era Raffaele La Penna, l'attuale. Quindi diciamo che è un altro corso importante questo che va sottolineato. E poi si perse a Catania e poi quella squadra perse solo due volte, vediamo come va, diciamo, anche se si giocarono qualche partita in meno perché poi fu estromesso il Matera a un certo punto del campionato. Invece da Giuseppe Girgenti volevo un commento su questi altri messaggi, per esempio c'è Giovanni Cosi, dice 11 Pagliuca, Pagliuca sindaco e poi su Adorante, perché anche Pagliuca sindaco è proprio il momento giusto, penso che sta per partire anche la campagna. Però un po' vedremo i manifesti, per Castellammare. E poi chiaramente su Adorante un parere anche da parte tua, da tifoso. Su Pagliuca penso che si sia detto tutto. Su Adorante io ricordo... oltre ai gol che ha fatto la partita col Brindisi, c'era quel difensore del Brindisi, quel 4 l'ha picciato tutta la partita lui senza battere ciglio, e là si vede anche se ha un'età molto giovane, la maturità di un ragazzo, di un attaccante che sa il fatto suo. Poi i gol parlano chiaro, i numeri parlano chiaro, in 5-6 partite ha fatto già 6 gol, era la ciliegina sulla torta che mancava a noi. Mi ricordo anche un'intervista di Perinetti che si mangiava le mani sul fatto, parlo di qualche settimana, più di qualche settimana fa, sì, di un regalo fatto dalla Triestina, ma in realtà come hanno fatto a farsi regalare Dorante dalla Triestina, e poi parlava anche di Mosti, non so se ti ricordi, disse proprio che in estate Mosti costava intorno ai 200.000 euro come ingaggio e lui poi non lo prese, ma in realtà qui ha accettato anche un ingaggio molto più basso per venire a giocare in una squadra che probabilmente lo stimolava dal punto di vista anche del gioco, no? Ma siamo in buone mani con Lovisa, dai. Non... ci dobbiamo godere questo staff tecnico. Tu gli faresti firmare subito un bel contratto, non dico a vita, ma io sono stato uno dei primi a scrivere sul profilo della società, in tempi non sospetti, rinnoviamo il contratto a Pagliuca. Nemmeno il giorno dopo è stato rinnovato il contratto a Pagliuca. Penso che la maggior parte dei giocatori hanno un biennale e chi addirittura un triennale. Sì. Io direi di farli rinnovare subito a questi ragazzi, anche per fare un investimento per il futuro, anche tornando sempre al fatto che noi dobbiamo sostenerci così a livello societario. Quindi è una politica, è una visione che ha il presidente, che ha intrapreso, una strada che ha intrapreso, che non deve mai lasciare. Anche ma poi la storia ce lo insegna, no Peppe? Dai D'Ambrosio, parliamo di altre anche epoche, altri presidenti, ai Cazzola, che poi ci ha portato a avere per 9 anni Casetta, per esempio. La piazza da trampolino di lancio, in effetti, quindi perché i giocatori
questi giocatori vengono qui, sanno che di venire a Castellammare in una piazza non facile e che devono dare tutto per una maglia storica con un blasone che ha una tifoseria alle spalle non da tutti. Quindi possiamo dirlo dopo. Fare esperienza a Castellammare possono, diciamo che poi dopo possono andare a giocare dove vogliono. Possiamo dire dopo il rinnovo di Pagliuca, a questo punto io penso che, io anche penso per Lovisa, che almeno anche per Lovisa, sì, sicuramente se ne starà discutendo in società, non lo immagino, ma anche per quanto riguarda i giocatori, perché noi sono quasi tutti di proprietà, chi ha il biennale, chi ha il biennale. Possiamo fare anche un tra gli importanti manca solo Diam, che è chiaramente di proprietà della SPAL, poi tutti gli altri Diam, sono di proprietà, comunque è un peccato perderlo se lo perdiamo, ma comunque i portieri ce ne sono, non me ne voglia Diam, io vorrei confermarlo subito. Allora andiamo ad entrare ora nell'argomento proprio del derby, perché in attesa del collegamento poi che avremo più tardi con l'amico Armando Serpe, andiamo proprio a presentare, partiamo con chiaramente prima uno schema, il nostro consueto di risultati, classifiche e prossimo turno, quindi parto da Daniela per poi andare a Giovanni che ci presenta sia la Casertana sia l'arbitro del match. Daniela. Sì Mario, appunto i risultati valevoli per la 28esima di campionato: Taranto-Catania 1-0, Messina-Picerno 2-2, Monterosi-Tuscia-Avellino 1-1, Casertana-Brindisi 2-1, Potenza-Giugliano 1-0, Latina-Audace-Cerignola 2-2, Foggia-Crotone 2-1, Virtus-Francavilla-Monopoli 0-0, Benevento-Sorrento 4-0, Juve-Stabia-Turris 1-0. La classifica ovviamente... che è aperta da la Juve Stabia a 58 punti, a seguire Benevento 51, Picerno 50, Avellino e Taranto 49, Casertana 47, Crotone 43, Latina 41, Giugliano e Sorrento a 39, Cerignola 38, Messina 36, Potenza e Foggia 35, Catania 34, Turris 28, Monopoli 24, Virtus Francavilla 23, Monterosi Tuscia 20, chiude la classifica il Brindisi a 17 punti. Su questa classifica dicevamo proprio inizio trasmissione del risultato del Catania. In realtà vedendo il Catania praticamente una sola posizione, oltre la griglia play-out, sembrerebbe invischiato anche il Catania nella corsa per evitarli i play-out. Però poi al prossimo turno c'è una partita che a breve vedremo, importante forse anche in quest'ottica, perché il Catania, vi ricordo, col Padova secondo, Padova che pensate ha 12 punti sulla terza e la quarta è ancora più giù, e tra l'altro si fa giocare il primo posto, è a 6 punti appena dal Mantova, lì la classifica è 67 Mantova, 61 Padova, che pensate è secondo in quel girone, quindi Padova che è in finale, dà l'accesso automatico al Catania, già da finalista, per il terzo turno dei playoff, quindi già dagli parliamo di ottavi. La fase finale, nazionale. Sì, la fase nazionale, quindi come se fossero gli ottavi di finale, poi ci sono i quarti, semifinali e finale. Quindi il Catania in questo caso sarebbe paragonabile ad una quarta classificata, anzi forse una terza addirittura classificata. Terza. Quindi, sì, una terza classificata. Quindi il Catania solo in un caso non farebbe i playoff, solo nel caso in cui la Turris rimonta il Catania, il Catania diventa quintultima con il Monterosi, che però non deve avere più di 8, o la penultima in quel caso, Monterosi o Brindisi, che non devono avere più di 8 punti di distanza, altrimenti non si farebbe quel playout e automaticamente, non so se poi automaticamente andrebbe nei playoff, quindi è tutto da verificare, diciamo, cioè, potrebbe essere un primo caso storico, perché è davvero una finalista che va a fare i playout, penso fino ad ora credo che non se ci non sia mai stato. Sì, credo che nel caso in cui della distanza di 8 punti in automatico non fa playout, non si fa playout, quindi forse andrebbe playoff, quindi dobbiamo verificare solo questo caso. Però è chiaro sarebbe sicuramente un primo caso storico, come posizione playout uno va a fare i playoff. E infatti. E andiamo ora proprio al prossimo turno, perché c'è proprio quel match lì nei prossimi. Daniela con la 29esima giornata. Sì. Brindisi-Messina, Benevento-Foggia, Crotone-Giugliano, Sorrento-Potenza, Catania-Monterosi-Tuscia, Virtus-Francavilla-Latino, Cerignola-Avellino, Picerno-Monopoli, Turris-Taranto,
Juve Stabia Casertano, ovviamente si giocherà dal 2 marzo fino al 4 con gli orari come da grafica. Esatto, l'unica partita del girone che si gioca di lunedì è proprio quella del Menti tra Juve Stabia e Casertana, e quindi a questo punto torniamo anche in studio e andiamo proprio dal nostro Giovanni Donnarumma che ci racconta un po' della Casertana. Sì Mario, allora io metto quello che mi serve, eccolo qui, la scheda sulla Casertana Football Club. Secondo la tradizione sarebbe stata fondata con il nome di Robur 1908, il che la renderebbe una delle società più antiche della Campania, mentre il 7 agosto del 1924 si ebbe appunto per la prima volta la creazione della Rossoblu Unione Sportiva Casertana, che ha disputato due campionati di Serie B. Temporaneamente sciolta nel 1927, è stata rifondata dapprima nel 1928 e in seguito nel 1993 e nel 2005 dopo due fallimenti. Ha attraversato anche un periodo di inattività dai tornei ufficiali tra il 1932 e il 1936. L'attuale società è sorta dopo l'acquisto del titolo del Real Aversa nell'estate 2005 e dal 2008 ha riassunto la vecchia denominazione. Il presidente è l'imprenditore Giuseppe D'Agostino dal 29 ottobre del 2016. Vanta numerose partecipazioni ai campionati Serie C e alla Coppa Italia. Ha due stagioni nel torneo di Serie B, precisamente nel 70-71 e 91-92. A livello nazionale ha vinto un campionato di Serie C nel 69-70, uno di C2 nell'80 81, 11-1 nel 90-91 e un campionato nazionale dilettanti nel 95-96. Nel 2014 c'è il ritorno in Serie C tramite un ripescaggio, mentre un'altra pagina buia è legata alla non iscrizione per problemi burocratici nel giugno del 2021. Finita terza nel suo girone di Serie D nella passata stagione, vince i playoff e viene ammessa in Serie C per completamento di organico. L'attuale stagione parte con ancora Vincenzo Cangelosi in panchina, storico secondo di Zeman. I numeri della Casertana in questo campionato, arrivando un po' ai giorni nostri, la vede sesta in classifica con 47 punti, frutto di 12 vittorie, 11 pareggi e 5 le sconfitte, 37 gol fatti, 31 quelli subiti. Nello specifico, in casa 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, 17 gol fatti, 18 subiti. In esterna, le altre 6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, 20 gol fatti e 13 quelli subiti. Passando poi alla scheda per quanto riguarda i confronti, sono tutti confronti relegati alla gara di andata, quando la Casertana, ricordiamo, ebbe la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Quindi tutti i confronti tra i due tecnici e gli stessi con le rispettive avversarie saranno una seconda volta in assoluto per questa gara di ritorno. Perfetto, Giovanni. Allora passiamo sull'arbitro, perché penso sia molto importante per questo match. E poi sì, è un arbitro che tra l'altro abbiamo Toscano visto di Firenze, diciamo. Abbiamo qualche esperienza su questo. Sì, abbiamo qualche esperienza e poi l'abbiamo potuto vedere proprio nella semifinale di ritorno di Catania. È stato lui a dirigere la gara tra Catania e Rimini di ieri, praticamente, dove il Catania ha avuto la meglio contro il Rimini. E quindi si tratta del signor Simone Galipò, della sezione di Firenze, quinto anno in Serie C, 64 le gare dirette in questa categoria, con 19 vittorie interne, 26 pareggi e 19 affermazioni esterne, 19 rigori assegnati e 16 le espulsioni decretate. Quest'anno ha già diretto 11 gare, 3 vittorie interne, 5 pareggi e 3 vittorie esterne, nessun rigore concesso, così come le espulsioni. Quindi proprio lo zero tondo sia nei rigori che nelle espulsioni. Conta invece 4 precedenti con la Juve Stabia, li ricordiamo: il 19 settembre del 2021 Juve Stabia Campobasso finita 0-0, il 16 febbraio del 2022 in Juve Stabia Catania 0-2, il 2 ottobre del 2022 Crotone Juve Stabia 1-0, e poi c'è la trasferta vincente di questa stagione, era il 5 novembre del 2023, eravamo presenti lì all'Erasmo Jacopone, quando la Juve Stabia ebbe la meglio sul Taranto per 2-0 con i gol di Candellone e di Piscopo. Due invece precedenti con la Casertana. Posso dire una cosa su questo, Giovanni? Ti volevo dire una cosa. Sì. Spero non si faccia condizionare in questo caso qui, perché lì c'è stato qualcuno che ci ha ricamato su a quella partita per settimane e settimane, e quindi diciamo che comunque abbiamo visto sia il negativo a Crotone, ricordate tutti bene quel calcio di punizione a due in area inventato, se non sbaglio, quello che poi portò al gol di
Guido Gomez, ma che quel Juve Stabia Catania 0-2 non lo ricordo proprio in maniera positiva come arbitraggio. E a Taranto invece ci fu quell'episodio di Candellone, ma poi anche il rigore nel secondo tempo per il Taranto, quindi diciamo che speriamo non si faccia condizionare. Assolutamente, speriamo che sia una gara serena, lo diciamo sempre, lo diciamo che questa volta sia una gara serena anche per l'ufficiale, il primo ufficiale di gara in campo. Dicevamo dei due precedenti della Casertana legati alla gara del 26 gennaio del 2020, Riti Casertana finita 1-0, e del 7 ottobre 2020 in Potenza Casertana 2-0, quindi questa sarebbe la terza gara in esterna, tra l'altro non porta molto bene alla Casertana, almeno stando a questi numeri. Infine ricordiamo anche gli assistenti, che saranno il signor Simone Piazzini della sezione di Prato, Franco Iacovacci della sezione di Latina, quarto uomo Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. Mario, questi saranno i quattro ufficiali che lunedì saranno di scena al Menti per questo derby della Juve Stabia con la Casertana. Perfetto, come sempre precisissimo su tutto, Giovanni. Allora, in attesa che arriva anche il nostro amico e collega Armando Serpe, che ci parlerà proprio da Caserta, volevo già un vostro parere, parto da Antonio Gargiulo, su che derby ci aspettiamo, che partita sarà Juve Stabia Casertana. C'è l'audio disattivato. Dicevo, una partita difficile, tosta, i derby sono così, quello con la Turris ce lo insegna, ma bisogna fare la nostra parte, trascinare questi ragazzi all'ennesima vittoria e da lì veramente mettere la freccia per il sogno che tutti noi inseguiamo. Mariano. Sì, è un derby, un altro derby, ma credo questa volta sarà un derby che lo vinceremo con maggior piglio, con una maggiore concretezza. Mi sento queste good vibes, queste buone e ottime sensazioni, quindi credo che la squadra sia matura per poter dare un segnale a tutto il campionato. Questo me lo sento. Peppe. No, sicuramente mi associo a Mariano, sicuramente la squadra è pronta già mentalmente sia fisicamente per affrontare queste gare. Loro non sono da sottovalutare, sono una grandissima squadra, stanno soffrendo, se non sbaglio negli ultimi tempi stanno soffrendo qualche infortunio in più, potrebbe essere un nostro vantaggio. Ma vabbè, lasciano il tempo che trovo questi discorsi qua. Io mi appello ancora al popolo sardese. Dobbiamo riempire il Menti, ragazzi. Dobbiamo dare una forza in più a spingere questi ragazzi dal primo al centesimo minuto senza fermarci. Senza soluzione di continuità, come fatto con la Turris, come fatto anche in altre partite importanti. Sì, con la Turris è stato un buon antipasto, diciamo, dobbiamo dare ancora di più. Abbiamo finalmente con noi il nostro ultimo ospite della serata, ma soprattutto un amico, un collega con cui scambiamo spesso tante quattro chiacchiere, almeno perché ha anche un grandissimo service che va su tutti i campi, già dei tempi di Sport 2, Eleven Sport, non vorrei sbagliarmi. Buonasera e ben trovato ad Armando Serpe. Ciao Armando, buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ciao, grazie Armando. A te. Ciao Armando. Scusaci, ciao, se ciao. Abbiamo rubato un altro sport che mi piace tanto, come il basket. Stasera in comune. Particolare, stasera seguiamo anche il basket, che purtroppo da queste parti se la sta passando male, quindi ho finito una diretta e subito sono corso da voi.
Grazie, grazie davvero. Tra l'altro, non solo con Scugnizzi per sempre, ma ricordiamo la storia della Juve Caserta, esatto, che è stata la storia, sì, un po' del basket campano, ed è l'unica squadra campana ad aver vinto uno scudetto in Italia. Questo lo sappiamo bene. Armando, allora, che aria si respira a Caserta? Sappiamo bene che il settore ospiti è andato sold out, almeno le notizie che ci arrivano sono queste. Sì, sì, ufficiale. 500 biglietti, non sa, 300. I 300 biglietti, quindi 300, sono anche altri. Diciamo su questo argomento magari potete aiutarci più voi, perché dicono che il settore è stato limitato a 300, perché i 300 biglietti sono stati polverizzati in meno di due ore, sì, quindi c'era questa necessità, questa voglia da parte dei tifosi della Casertana di riempire, come poi era successo anche negli anni precedenti, tutto il settore ospiti, ma probabilmente non sarà così, difficilmente verrà concesso, sì, una decisione chiaramente dell'osservatore, esatto, quindi bisogna capire se daranno un'ulteriore possibilità, anche se i tempi sono stretti, ma essendo di lunedì bisognerà capire questo. È successo già in altre due occasioni, se non sbaglio, che era su 300 posti il settore ospiti, sì, era nelle gare più diciamo calde dal punto di vista ambientale. Armando, che cosa dobbiamo attenderci? Che Casertana ci sarà secondo te al Menti? Poi andiamo con le domande chiaramente di tutti i colleghi anche per te. Ma una Casertana che sta provando a uscire da una alternanza di risultati che in qualche modo l'ha allontanata dal podio, ecco, mettiamola così, perché dopo aver chiuso a dicembre a ridosso della Juve Stabia, addirittura a Caserta si pensava un assalto clamoroso alla Juve Stabia, poi nel mercato di gennaio, per stessa ammissione del mister Cangelosi, sono arrivati giocatori per completare la rosa, non sono arrivati, ecco, prime donne, lui l'aveva detto dopo Avellino, ho una squadra che non mi permette poi di fare scelte differenti, e quindi poi in qualche modo aveva fatto storcere un po' il naso a qualcuno, ma di fatto ecco, è una Casertana diciamo di convalescenza, più alti che bassi, a parte la sconfitta di Avellino, ma è una Casertana, ecco, che pur se non a completo proverà a fare la sua bella figura, tra l'altro in diretta Rai. Allora parto con le domande, inizio da Natale Giusti. Natale. Ciao Armando, buonasera. Ciao, volevo buonasera. Chiederti, ciao, volevo chiederti, questa Casertana nell'ultimo periodo ha un po' alternato mister Cangelosi il 4-3-3, che è il suo modulo tattico, appunto tattico base, sin da inizio campionato, col 3-4-3 in qualcuna delle ultime partite. Secondo te, tra questi due atteggiamenti tattici, qual è il modulo tattico più conforme a quelle che sono le caratteristiche di questa rosa che mister Cangelosi ha nelle sue mani? Ma guarda, allora ti direi sicuramente il suo modulo base. Il problema è che, per esempio, ad Avellino spiazzò tutti, credo anche alcuni calciatori, andando a cambiare, sì, modulo, fu un approccio negativo, addirittura dopo mezz'ora, forse anche meno, fu costretto a cambiare Bacchetti perché ci stava capendo poco da quelle parti, e per cambiare un difensore che non stava, diciamo, non è riuscito per infortunio, sicuramente dovette fare un passo indietro, ecco, sulle scelte. Se la Casertana dovesse avere un atteggiamento diverso rispetto al solito, nel senso che dovesse cambiare nuovamente modulo, o l'ha provato tante di quelle volte che è sicuro del cambio, ma la mia sensazione è che partirà col suo classico modulo collaudato, ecco. Sì. Giovanni. Sì, saluto Armando. Innanzitutto, ciao Armando. Allora, due considerazioni. La prima è che dopo l'inclusione, diciamo, nel campionato attuale, la Casertana poi ha avuto un periodo in cui ha potuto fare mercato, diciamo, tra virgolette, da sola. Lì c'era una sorta di preoccupazione, ma poi alla fine è diventata un vantaggio, nel senso che abbiamo visto la Casertana ha potuto in certo qual modo assicurarsi anche dei calciatori importanti, è partita alla grande, tant'è che tu ricordavi quasi l'approccio all'alta classifica, e poi adesso sta vivendo questo momento. Ti chiedo una riflessione su questo e anche sul Vincenzo Cangelosi, che credo che sia quell'arma anche tra virgolette inaspettata per questa categoria, che ha guidato un gruppo che sta dando grandi soddisfazioni.
Sì, guarda, allora sul discorso del primo posto, diciamo comunque dell'assalto, come stavo dicendo io a dicembre, c'è stata questa partenza negativa dovuta soprattutto ai carichi di lavoro, no? di mister Cangelosi alias Zeman 2, perché di fatto è un clone di Zeman, sì. E questa squadra lui disse che tra fine ottobre e inizio novembre avrebbe volato, e di fatto fu così, perché la squadra che giocava proprio bene offriva un grande calcio. Poi che cosa è successo? È successo che Zeman fa una sorta di richiamo di preparazione e quindi carica ulteriormente i giocatori che diciamo dalla prossima settimana, quindi da inizio marzo fino a poi primavera inoltrata, dovrebbero iniziare di nuovo a eliminare un po' le tossine, certo, di questi carichi di lavoro, e quindi tornare in qualche modo in quella forma fisica che poi può permettere di concludere bene il campionato. Però c'è cioè un però, che a quel punto il campionato è andato, non che la Casertana, ripeto, fosse interessata più di tanto a vincerlo, perché insomma i punti di distacco sono tanti, però ecco, magari qualcuno tra i tifosi, anche qui tra gli addetti lavori, pensa che questa Casertana possa puntare almeno al terzo posto, quindi che non è distantissimo, però non è neanche dietro l'angolo. È chiaro che la partita di lunedì è una partita importante da una parte e dall'altra. Io parlo in chiave casertana, perché se torni da Castellammare con un risultato positivo, che possa essere anche il pari, per carità, e comunque fa, diciamo, crescere l'autostima, poi bisognerà vedere che cosa succederà con le altre squadre, perché poi giocano tra sabato e domenica, quindi bisognerà capire. L'altra domanda invece era sull'apporto proprio del mister, che sì, è proprio carismatico, a parte che li fa lavorare tanto, come dicevi tu, però è comunque un allenatore che ha dato una sua impronta a questa squadra. Assolutamente sì, l'anno scorso lui partì benissimo con 6-7 vittorie consecutive e che di fatto rimisero in corsa questa Casertana per tentare di giocarsi tutto per tutto poi proprio di questo periodo per la promozione diretta in Serie C, e quindi ebbe un grandissimo apporto. Cangelosi è una persona tra l'altro molto a modo, una persona per bene, è una persona tra l'altro di grandissima esperienza, che avrebbe secondo me meritato, per gli anni che ha, anche un diciamo una carriera diversa, però lui ha fatto una scelta, si è deciso di legare per sempre a Zeman fino poi all'anno scorso, quando ha avuto ok dello stesso Boemo, e quindi ha iniziato poi a fare il suo percorso. Però ecco, sono d'accordo, è un allenatore di gran carisma, e se qualche risultato non è arrivato non è solo colpa sua, perché chiaramente lui è il primo che si assume sempre responsabilità, però di fatto tutte le partite non possono essere uguali, e poi si gioca sempre contro l'avversario, quindi una cosa sono gli allenamenti, una cosa sono le partite. Armando, volevo concludere il collegamento con te chiedendoti, secondo te che aspetto tattico potrebbe avere la Casertana a Castellammare, se la vedremo con un tentativo di giocare la partita a viso apertissimo, come per esempio la si è vista sia a Benevento che ad Avellino, o la vedremo un po' più ritratta, cercando il contropiede, come un po' è successo magari nel secondo tempo, forse, della gara di andata, mentre il primo tempo fu una Casertana molto più arrembante, che mise in difficoltà la Juve Stabia. E poi ricordiamo, la Casertana è una delle due squadre che ha battuto insieme a Catania in questi 7 mesi di campionato la Juve Stabia. E infine l'11, che secondo te, anche se mancano ancora un bel po' di ore, di giorni al match, possiamo vedere secondo te a Castellammare? Io credo che sia una Casertana un po' attendista, perché se si espone troppo poi rischia tantissimo. Credo che lunedì sera ci sarà il grande pubblico a Castellammare, poi come dicevi tu io lo frequento costantemente, è uno stadio che ti trasmette tanto, quindi sarà particolare. Ovviamente ci sarò anch'io non veste, diciamo, giornalistiche, investi di diciamo come collaboratore per la produzione Rai, ma sarà molto emozionante. E allora sarà, credo, perché poi gli allenamenti sono al momento sempre difficili da seguire, credo che sarà una Casertana che almeno nella prima parte non commetterà l'errore di Avellino di approcciare male,
perché altrimenti poi veramente rischierebbe di comprometterla. Ad Avellino molto male la prima mezz'ora, poi nel tentativo di riaprirla e di recuperarla venne un po' fuori la casettana. Invece sì, a Benevento fece una gran partita, sbagliò tanti gol e poi subì quello nel finale per poi anche fallire il calcio di rigore. Mi proietto ovviamente anche alla una formazione ipotetica, perché ci potrebbe essere addirittura un ritorno dall'inizio di Montalto, però questo è tutto da capire. Ovviamente in porta ci sarà Venturi, poi nella linea difensiva con Calabai, Ceriente e Bacchetti, però potrebbe essere al posto di Bacchetti Sciacca, perché Bacchetti soffre un po' sulla sinistra la velocità e quindi bisognerà capire se preferisce Sciacca, e poi ovviamente Anastasio. Al centrocampo sta facendo bene Casoli, ha fatto bene anche Matese nell'ultima partita e quindi credo che si giocherà un posto con Damian. Poi c'è Deli, nei tre, ecco, di centrocampo. Deli che insomma gioca anche un po' a ridosso, un giocatore centrocampista offensivo. E poi in avanti c'è Tavernelli che dopo insomma la buona prestazione, a parte il gol, ma è un generoso, uno che non si tira mai indietro. Quindi bisognerà capire se partirà Montalto dall'inizio con Carretta, che eventualmente potrebbe subentrare nella ripresa, e Curcio. Io credo che continui con il tridente Tavernelli, Carretta, Curcio, ma più che altro perché Montalto viene da una ricaduta, un infortunio, un problema al polpaccio, quasi un mese di stop. Insomma, buttarlo nella mischia subito, pronti via, non lo so. Se poi il ragazzo sta proprio bene bene bene, lo vedremo dall'inizio. Questo è ecco, un po' a 3-4 giorni dall'inizio del derby, questo potrebbe essere l'11. Tra l'altro Tavernelli, che è un giocatore che Lovisa ha cercato in tutti i modi di portare a Castellammare prima ancora che riuscisse la Casertana a convincere proprio il calciatore a sposare il progetto Casertana. Ricordo che proprio è stato ancora prima di prendere poi Piovanello e gli ultimi giocatori del mercato. Tavernelli è un giocatore che piaceva moltissimo sia a Lovisa che a Pagliuca, e abbiamo visto anche in campionato. Ma Tavernelli è stato proprio il primissimo acquisto della Casertana. Io credo che avesse un accordo già da tempo, perché è stato il primo a essere acquistato, e quindi pur non avendo all'epoca la certezza della Serie C, però fu annunciato, perché evidentemente le pressioni della Juve Stabia erano parecchie, allora il direttore degli esposti lo voleva annunciare. Però è un giocatore che diciamo non solo alla Juve Stabia piace. Io ho avuto modo di sentire proprio nelle ultime ore De Angelis, il doppio ex, che si è detto: a me piace tantissimo questo giocatore, quindi certo, anche molti addetti ai lavori diciamo stravedono per questo esterno. Perfetto Armando, sei stato come sempre gentilissimo e grazie a voi. Hai fatto vedere tutta la serata in i collegamenti vari. Sì, assolutamente, grazie. Tra basket e calcio. E vi saluto, vi faccio sempre i complimenti perché è molto piacevole, molto professionale, e poi ci vediamo lunedì sera per la partita. Grazie Armando. Ringraziamo Armando Serpe di Sport Casertano. Noi siamo nella conclusione della diretta di oggi, ci siamo allungati un po', siamo diventati quasi della lunghezza del pungiglione del lunedì, però pungiglione. Dovevamo attendere Armando, in realtà eravamo quasi precisi, no? Non dico alle 22, ma 22 è qualcosa, però abbiamo sentito cose interessanti dal collega Armando Serpe. Andiamo sul puzzle, ecco, mi piace concludere proprio così, con il puzzle finale lo facciamo. Però prima di salutare tutti voi, vi ringraziamo anche sia ad Antonio, Mariano e Giuseppe della pazienza di essere rimasti fino a quest'ora con noi. Gli ultimi messaggi, Giovanni, parto proprio dagli ultimissimi perché altrimenti andiamo a messaggi di un'ora e mezza fa e ci scusiamo per tutti quelli che non riusciamo a leggere, sono davvero tantissimo. Allora Mario, leggiamo Giovanni Bozza che ci dice: ragazzi scusate ma quando vedi Casertani non riesce a vederci, non ci vede molto bene sulla cosa, vabbè lasciamo stare poi i messaggi ancora, che non ci piace. Sto cercando quelli
quelli sì, buoni, va bene. Cerchiamo di qualcuno, ecco qua. C'è da non filtrare, è semplice, siamo già tutti in clima derby, questo penso sia leggibilissimo. Sì, il nostro Massimiliano Annalisa Giordano dalla Penisola. Buonasera a tutti del gruppo Stabilisi in Penisola. Io direi di blindare Lovisa ed attaccare con le catene alla panchina Paiuga. Non male, assolutamente l'idea. Ci arriva il buonasera da Buonomo Alfonso, buonasera a te carissimo, buonasera anche da Francesco Zurlo che salutiamo. Dobbiamo blindare il direttore, ecco ancora Giovanni Criscuolo, poi ciao Peppe, ma sei preparato? Bravo, rinnovo i complimenti anche per Giuseppe Girgenti da parte di Antonio, ma eravamo sicuri della sua preparazione. Non dimenticate Lovisa, anche lui pedina importantissima, e Riccardo Volpes che ci scrive questo, cuori magici, doppio cuore giallo blu, un bel quadrifoglio che non mancava, non sta sempre bene, Giovanni Imparato che ce lo scrive. Ecco, poi vediamo ancora sì, un messaggio importante. Sì, di Vincenzo Bruno che ci ricorda appunto come ha fatto prima il nostro Peppe Caffè di questo momento che viviamo triste per quanto riguarda le guerre un po' in atto in tutto il mondo, e poi compie la sua forza Juve Stabia. Il nostro ancora Marco Cesario, fantastica la giocata di Adorante, peccato, poteva essere uno splendido 2-0, sì, un gesto molto tecnico, bello da vedere. Ecco, chiudiamo con questo simpatico, dai. Sì, c'è Giovanni Riscola che dice, mi compiaccio di aver creato l'adesivo Paiuga Sessuali, entrerà nella storia. Giovanni, allora prossimamente magari ti avremo anche tra noi e ce lo racconterai. Mario, solo un secondo, solo pochi secondi per far rivedere questa bellissima opera. Noi facciamo vedere anche chi l'ha fatto, Peppe. E poi ecco se qua, hai possibilità, tu continui a parlare, eccolo qua, lo stiamo facendo vedere. Qua, questi sono i contatti che potete appunto segnare, ricordare, memorizzare, perché il nostro Bonnis Book Art vi aspetta per queste magiche creazioni, tutte artigianali, che sono veramente carine. Questa fattispecie è proprio la US Up, è proprio bella, poi si possono creare tante altre cose. E ringraziamo infine a tutti per i messaggi e l'appuntamento per giovedì prossimo. Benissimo, allora grazie ad Antonio Gargiulo, grazie Antonio, grazie Mariano Russo, grazie Giuseppe Girgenti, Natale Giusti, e con Daniela chiaramente ci salutiamo anche con l'appuntamento che diamo direttamente per il match. Sì Mario, il prossimissimo appuntamento è appunto lunedì alle ore 19 davanti allo stadio Romeo Menti per commentare proprio con voi questo derby sentitissimo, tra l'altro una serata che per me è molto emozionante con la presenza di una parte dei miei alunni del terzo circolo didattico che ha appunto stretto una convenzione con la SS Juve Stabia, per poi ritrovarci martedì alle ore 20:30 sulla nostra pagina istituzionale Juve Stabia Live con il canonico appuntamento del Pungiglione Stabiese, per poi ritrovarci ancora giovedì intorno alle 14:00-14:30 per il viaggio che ci aspetta verso Latina, quindi con la nostra Juve Stabia Live Car di andata e di ritorno. Stoica la nostra Daniela, vedo la voce è alla conclusione. Volevo, però, ricordando questo fatto del quinto circolo didattico, proprio in chiusura, volevo fare i complimenti a te per l'iniziativa anche del terzo circolo didattico, per l'iniziativa che c'è stata proprio della settimana scorsa. Bello vedere dei bambini emozionarsi anche tantissimo davanti ai propri beniamini. E quindi, complimenti. A te che hai pensato a questa cosa, a Daniela Saraco insieme chiaramente alla preside. Allora in realtà sì, io ringrazio tantissimo il nostro dirigente, la professoressa Alessandra Savarese, che si è dimostrata apertissima e coinvolta insomma in quelle che sono le iniziative non solo di tutta Castellammare ma in particolare del calcio stabiese, e vedere bambini che piangevano insomma nell'abbracciare Romeo, che è stato disponibilissimo, e anche Bellic, è stata un'emozione grandiosa. Perfetto, grazie a tutti voi, ci salutiamo come di consueto con l'urlo finale fatto così in questo puzzle che mi piace tanto, andiamo a riempire piano piano, salutando Mario Vollono che fa parte di questo puzzle anche se non è presente fisicamente in questo momento, con il nostro urlo finale. Forza Stabia, a tutti, Mariano, Giuseppe. Ciao a tutti. Ciao.